Allora, oggi finiamo dopo anche la lezione di Valeria con un po' di applicazioni del modello forward. Ricordatevi che il modello forward indirizza quello che per noi è un crowdfunding troppo generalista per gli artisti e troppo facile da usare per le istituzioni, abbiamo visto il Louvre, abbiamo visto comunque grosse realtà, ma poco per gli artisti, e lo indirizza verso un maggiore impatto sul territorio, un impatto sociale, perché noi crediamo che il crowdfunding per l'arte debba avere questa componente, una componente di impatto sociale e una componente di reward formativo, che vi ricordo è appunto il premio che voi date. Ricordatevi che il premio formativo non è solo una cosa bella dal punto di vista etico o come volete voi, dal punto di vista umano, umanistico, ma è anche un qualcosa che vi permette di avere nuovi follower, nuovi sostenitori, persone che non solo seguono il vostro lavoro, ma che possono contribuire a nuove campagne vostre, no? E quindi c'è un valore aggiunto, che vi permette anche, ricordatevi, di attrarre persone che magari non conoscono non solo la vostra opera, ma non conoscono in generale il mondo dell'arte, ma che magari possono essere interessate a avere un reward formativo in termini di andiamo a vedere cosa fanno gli artisti. Ci sono tante persone che sono questi scolari permanenti, no? Che studiano, che fanno, che si interessano, corsi di inglese, tutto. Potrebbe essere anche, appunto, come dire, una vostra offerta formativa quella all'interno di un progetto di crowdfunding. Vedremo alcuni concetti all'inizio di come secondo noi si costruisce una campagna di crowdfunding di successo. Ricordatevi, il successo delle campagne di crowdfunding è sempre qualcosa di limitato nel tempo e nel budget. Deve essere sostenibile, deve essere legato a un progetto ben definito, radicale e con impatto. Non può essere, non possiamo come artisti, performer, ricordate, varie tipologie, potremmo dire creativi in generale, che è un termine che oggi si usa molto, che comprende dagli informatici fino agli artisti, però in questo caso Forward vi chiede di essere un po' creativi, in questo senso. Non artisti romantici, no? Che vivono nella loro nuvola, diciamo, ecco, o nel loro precipizio più che altro, no? Ma qualcuno che riesce a progettare qualcosa in un tempo determinato. Avete visto anche con Valeria quanto sia importante pensare alla qualità come qualcosa di progettuale, non qualcosa di necessariamente intrinseco al vostro tratto, ma qualcosa che vi permette di dire il mio tratto va da qui a qui, io sto facendo questa ricerca, io sto facendo questo percorso. È molto importante, anche per presentarvi con le gallerie. Qui non vi state presentando le gallerie, vi state confrontando con la realtà, con i cittadini, con le comunità. Faremo poi una parte di workshop in cui io vi darò tre situazioni estreme, sono situazioni molto estreme, non sono situazioni, direi, ideali, nel senso di semplici, e quindi giocheremo su questo per lavorare sulla scheda. Sul modello di presentazione di Forward. Questo non perché voi dobbiate poi concludere ovviamente un progetto, ma semplicemente perché è utile per capire meglio le varie modalità. E poi vi farò vedere come questo nostro anno di lavoro con Forward ha portato a una nuova definizione di Forward, che magari a voi interesserà meno, quindi l'ho lasciata alla fine. Riguarda più Forward come un vero e proprio servizio di matching tra artisti e comunità, cioè vi interessa in realtà, però per farvi capire come attraverso i nostri lavori, i lavori che abbiamo fatto, abbiamo sviluppato una seconda definizione di Forward. Anche per noi, come vedete, è un processo il discorso di Forward. Ecco. Io vi ho messo qua una serie di concetti, alcuni li abbiamo già visti, altri no. Cioè, altri li abbiamo accennati, ma io vorrei anche ricapitolarli. Ecco. La slash qui non è una slash oppositiva, non è uno contro l'altro, ma è due modi di dirli, diciamo, due modi anche di affrontare lo stesso concetto. Il primo, abbiamo già detto, è la sostenibilità, ma anche il riuso. Cioè, un progetto di crowdfunding per l'arte che funziona ha
un budget credibile, sostenibile, e questo budget, questa richiesta, può essere anche una richiesta di riuso, o meglio, voi lavorate su una particolare industria dismessa, questa industria produce un oggetto che magari può essere trovato in quantità di scarto, diciamo, e cosa intelligente potrebbe essere fare un progetto in cui voi riusate quel materiale. Un esempio, se voi lavorate con delle, oddio, acciaierie no, ma con delle, con un luogo in cui si produce il legno, il mobile, non so, ecco, sarebbe interessante trovare nel vostro progetto il modo di avere dei materiali a disposizione, quindi non solamente un budget che ha dietro la richiesta economica, ma un budget che prevede il riuso di qualcosa. Che cosa vuol dire? Vi permette di abbattere il costo sul materiale. Questa è un'altra cosa intelligente che uno può fare. Ovviamente in questo caso mi rivolgo più a persone che lavorano materialmente, no? Scultori. Magari ecco qualcuno che è un illustratore e un pittore farà più fatica a trovare una cosa del genere. Però ci sono anche processi di mezzo, no? Come sapete, intermediali, interessanti. Come pittori potete lavorare comunque anche con altri materiali. Quindi è utile questo, sostenibile e sostenibile anche non campatinaria, no? Non campatinaria, non troppo lunga, perché allungando i tempi si allungano anche i costi. Ecco, quindi io avevo indicato, non c'è una cifra ovviamente, no? Però avevo indicato i 2.500-3.000 euro come cifra massima per un progetto credibile a breve termine. Ok? Quindi cominciate con anche a temporizzare e vedremo a fare tappe. Se doveste un giorno presentare un progetto di crowdfunding o a forward o comunque presentarlo in generale, provare a farlo, a lanciarlo con il modello forward, fate delle tappe. Sempre bene dividere. È sempre bene, come per uno scrittore, scrivere il primo capitolo di un romanzo piuttosto che pensare a tutto il romanzo. Perché sennò vi viene il panico anche, no? L'ambizione e il panico, no? Sono due cose che poi vanno di pari passo. Allora, importante per una campagna di crowdfunding di successo è anche la sociability. Sociability è un termine che si usa da altre parti, insomma in altri frangenti, ma dall'idea di come lo scambiate questo progetto. Vi ricordate il gioco in scatola? Vi ricordate che Forward come modello di crowdfunding prendeva quello del gioco in scatola? Cioè qualcosa che lo fate, ma che non rimane inerte, ma che poi può essere usato. Ci sono tanti usi ovviamente, no? Usato come un'esperienza formativa, appunto. Sociability vuol dire anche formazione, cioè dare il modo agli altri di imparare attraverso il vostro progetto. Infatti io ho detto in entrata o in uscita, cioè o una performance in cui i partecipanti, che sono anche poi i donatori, quelli di un, diciamo, di un certo budget in poi, diciamo di un certo livello in poi, di un certo donazione in poi, entrano nel vostro lavoro, o in uscita avete fatto il vostro lavoro e date dei reward formativi. Questo si chiama appunto anche sociability, capacità di renderlo sociale. Importante e è legato alla sostenibilità è la temporalità, ma anche, ricordatevi, il tempismo, che non vuol dire, come si diceva a battuta, no? Aspettate una tragedia e poi fate uno spettacolo, su quello, un lavoro su questa tragedia, no? Ma cogliete i momenti, per esempio, se voi fate un lavoro, parlo in maniera molto astratta, su una comunità montana, studiatevi i momenti salienti, importanti di quella comunità montana. Possono essere anche, non necessariamente una ricorrenza luttuosa, no? Può essere una festa, può essere... E cercate di introdurre questi momenti in vari momenti del vostro progetto. Può essere per lanciare un'azione virale. L'azione virale, sembra molto ironico, ma durante, faccio un esempio radicale, durante la sagra di quel paesino, voi volete. Poi magari voi siete interessati ad altro in questo paesino, no? Però trovare il modo di contattare questa comunità. Il tempismo è quello, non è la furbizia di trovare un eccidio e farci un progetto sopra. Ok? L'eccidio può essere semplicemente uno stimolo per parlare di altro. Può essere anche qualcosa per parlare, a me non personalmente, ma
faccio una parentesi dal punto di vista artistico, non piace l'arte che trova nella violenza, nella tragedia, un pretesto per fare della rappresentazione suppostamente realistica, no? Mi sembra un po' uno sciacallaccio, no? Cercate anzi di trovare i momenti anche di tragedia, cose, lo dico da scrittore, comunque lo direi anche da artista, elementi nuovi. La comunità sarà sensibile su quello, ma forse la comunità ha bisogno di rivedere quello, non di trovarsi di fronte a un affresco di quello che già sa. Ok? Quindi ricordatevi che non è furbizia il tempismo, non è perché, ricordatevi che il crowdfunding vi espone molto, è un processo trasparente in cui voi vi aprite, e quindi se siete un artista che si apre a una comunità, il passo falso è plateale, in un certo senso. Se voi andate a fare dello sciacallaggio, quindi meglio di no, meglio essere aperti, sinceri, trasparenti. La radicalità non vuol dire, come abbiamo già detto, che il vostro lavoro è radicale rispetto a un altro, perché questo è un giudizio di valore che dà un critico, non lo date voi. Il vostro lavoro è radicale in quanto ha una radice, in quanto si inserisce in un determinato territorio. L'Arno, abbiamo fatto l'esempio dell'Arno, ma possiamo fare anche altri esempi, è un luogo in cui un progetto radicale pretendeva, come abbiamo visto, di mettere in comunicazione le due sponde. Voi avete trovato uno spazio, sono due sponde, e avete pensato come lavorarci. Radicale perché è lì e può essere lì. Poi, come idea, e questa è una cosa importante, la possiamo anche esportare, però in quel momento è lì, per quello è radicale. È concreto, anche una performance con gli abitanti di un villaggio è concreta, eh? Non è qualcosa di astratto. Anche la performance più astratta, ma quella che abbiamo visto che ha fatto Kin Caleri, che è quella di ricreare un linguaggio corporeo, un alfabeto, no? È stato qualcosa in realtà di molto concreto. Perché le persone si sono soffermate a guardare, hanno chiesto e si sono poi alla fine interrogate sul perché loro non avevano mai, non si erano mai alla fine affacciate a vedere che cosa c'era sotto. E non avevo mai pensato a che queste due sponde in qualche modo si vedevano, eh? Una cosa apparentemente banale, ma che in quel luogo, ecco, quindi radicale per quel luogo. La visibilità e la viralità. Ovviamente, fatto un po' di polemica su quei progetti che usano i cantanti, gli scrittori, i politici anche per lanciarsi, no? Ovviamente non tutti abbiamo un amico famoso, però se riuscite a coinvolgere nel vostro progetto, e specialmente nella parte di presentazione del video, per esempio, no? Perché è necessario, secondo me, che un progetto di crowdfunding abbia un materiale di presentazione. Possono essere anche, io dico video, ma possono essere anche delle slide, magari molto belle, perché se voi come artista fate slide un po' così manageriali, poi le persone. Però può essere non necessariamente un video. Però ecco, la formula ideale è quella del video di 2-3 minuti massimo in cui voi spiegate cosa voglio fare, una sorta di auto-intervista, se non avete qualcuno che vi. E magari in quel video può esserci l'apparizione di qualcuno che voi conoscete, che reputate importante. Anche qui può essere una persona importante, un VIP di quel luogo dove è andata a lavorare. Ok? Quindi la definizione anche di testimonial importante è varia. Ok? Perché magari per un luogo, un piccolo luogo, un testimonial importante, faccio un esempio magari più che avrei fatto nel 1950, può essere il prete di quel paesino. Ora, non so se magari un parroco, un don qualcuno verrebbe a mettere la faccia su un progetto di arte, però magari qualcuno un po' liberale, con la mente un po' più aperta, l'avrebbe fatto. Ecco. Quindi, era un esempio ancora estremo, però il VIP non è solo il grande VIP. Qualcuno abbia a che fare con quello che state facendo. Non è che uno presenta un progetto di crowdfunding e mette Marisa Laurito perché Marisa Laurito tutti la conoscono. Ok? Qualcuno abbia a che fare, insomma, ecco. Patti Smith con il convento non ha molto a che fare, ma sì, ma Patti Smith comunque è una cantante, è considerata un'artista, quindi sì, ok?
Smith non è più solo una cantante, è un artista ora. Sicuramente ha qualche opera, performance, l'avrà fatta. Ricordatevi, quando parlo di viralità e di video, io ho detto video e il video è si può diffondere online, però potete trovare anche modi interessanti di diffondere questa cosa offline, diciamo. Non ricordatevi che la famosa ecatombe online non bisogna farla, non bisogna rischiare di andare troppo sul solo online. Perché? Perché ha dei costi aggiuntivi enormi per avere una diffusione. Perché voi dovete avere la fortuna di avere un bacino di utenti altissimo. Perché se voi avete 1.000 like sulla vostra pagina di Facebook, non avrà nessunissima diffusione. Voi dovreste già avere 1 milione di follower. Su Facebook. Ma che cosa vuol dire? Avere una quantità tale significa già essere. E quindi tutto il mio discorso di aiutiamo gli artisti attraverso il crowdfunding non ha senso. Perché voi vuol dire che siete già, in qualche modo, tra virgolette, arrivati. Quindi la diffusione online con moderazione. O meglio, se voi trovate un qualcosa di interessante, virale sempre, Twitter, cosa così, per lanciare questa cosa, bene. Altrimenti, attenzione. Meglio forse per la radicalità qualcosa di offline. Offline può essere anche, come avevamo fatto noi, ovviamente era una campagna diversa, come Forward aveva fatto per lanciarsi, un'installazione, un'installazione molto apparentemente inerte al Teatro della Pergola. Voi ovviamente, magari il Teatro della Pergola era interessato al nostro progetto e ci aveva aiutato in questo senso, la fortuna era stata quella, però può essere che in un piccolo angolo anche di questo spazio, si mostra all'esterno, magari in quella parete, un video allusivo al vostro progetto, qualcosa che poi alla fine vi dice questo è il mio progetto, ma che richiama le persone a venire a vederlo. Siamo nell'offline, non siamo online, eh? E magari riusciamo a avere più, perché ricordatevi che un like non vuol dire niente. Un like non è né una donazione, né tantomeno un'approvazione reale. Non è un interesse reale un like, ricordatelo. Cioè, può sembrare, no? Perché siamo tutti contenti quando vediamo 30 like su una foto nostra di un'opera, no? Però non è vero, in quei 30 like ci sono parenti, amici che ti vogliono spingere, ci sono altre 20 persone che per sbaglio hanno messo like, perché sono... però non c'è un reale coinvolgimento, eh? Quindi ricordiamoci di questo. Un aspetto che è importante e che si è sviluppato molto in Forward successivamente, nell'idea di Forward, è quello che comunque non ci precludiamo la via di sponsor e di macro mecenati, cioè di qualcuno che possa essere interessato. In un secondo momento, noi crediamo che è sempre meglio prima lavorare sulla comunità e sui cittadini e successivamente, per questo vi dirò perché è cambiato Forward, successivamente questa richiesta reciproca. Diremo così successivamente, cioè questo rapporto che voi instaurate con una piccola comunità, 50 cittadini, 20 cittadini, una strada, una piazza, quelli sono luoghi che attraggono comunità. Quella è una comunità, non l'intera Palagiano, ok? Perché l'intera Palagiano è composta dai, quanti abitanti? Non lo so, 16.000 abitanti. Andate all'anagrafe e sapete quanti sono. Quella non è una comunità, o meglio, sì, è una comunità anche quella. Ma la comunità che noi intendiamo è quella, è un gruppo di persone che sono accomunate da un interesse, ma anche e soprattutto da una richiesta, che può essere una richiesta d'aiuto, che può essere una richiesta anche inespressa, che voi siete abili a accendere, no? Perché magari se qualcuno di voi pensa di rifare una piccola piazzetta, o di non rifare, ma di riallestire, ripensare, dotare di una scultura particolare quella piazzetta, magari nessuno ci aveva pensato. Però poi alla fine si accende e voi dovete essere abili anche a accendere questo interesse. Nel nuovo progetto di Forward non solo gli artisti propongono e usano usando questa scheda, ma anche una comunità definita come un minimo di 50 cittadini attorno a un problema presentano delle, chiamiamole petizioni. Oggi va molto di moda, no, questa cosa. 50 persone del paesino X dicono non siamo stufi di non poter passare da una parte all'altra del fiume perché questo piccolo ponte è rotto ormai da 50 anni, chiediamo non tanto allo Stato, alla Regione, ma piuttosto
proviamo, chiediamo a Forward di trovare degli artisti disposti a lavorare su questa cosa. Quindi Forward è diventato anche questo, cioè non solo artisti, Forward, progetto, ma anche richieste di comunità, bando e artisti che partecipano. Cioè diventa una triangolazione importante. Quindi anche per voi però è importante ricordarvi questo. Non lo dimenticate mai. Quindi in questa triangolazione uno sponsor privato può sempre rientrare. Cioè qualcuno che sia un macro mecenate, ma che vede che voi state già lavorando a questo progetto, che online c'è questo, che voi avete dei sostenitori, può prevedere la sua intrusione successiva. Noi diciamo senza snaturarsi troppo, è sempre un percorso difficile, ma cercate mai di fare un progetto pensando a uno sponsor. Io lavoro sulla pelle perché so che in quel luogo ci sono le borse e c'è possibilità di sponsor. Non funziona semplicemente perché voi state snaturando il vostro lavoro e vi rendete in questo caso deboli, non solo nei confronti di chi vi deve sostenere, ma anche nei confronti dello sponsor stesso. A quel punto è più facile andare a parlare con lo sponsor e dire io questa cosa. Però la possibilità di successo sono basse, molto basse, che uno sponsor privato possa inserirsi nella vostra cosa. Quindi ricordatevi, evitiamo questa sponsorizzazione per cui il vostro lavoro c'ha un sottostante. No, è più interessante che alla fine della produzione, no, voi coinvolgete lo sponsor nella presentazione, nella diffusione finale, no? Qualcosa in cui lo sponsor diventa una cornice ma non un banner che offusca il vostro lavoro. Quindi questi sono alcuni dei concetti che secondo noi, al di là del compilare la fatidica scheda, sono importanti. Avete delle domande su questi concetti? Ora, ovviamente, ne possiamo trovare anche degli altri, però io credo che questi siano un po' quelli che più sono emersi anche da ieri o comunque dal lavoro che abbiamo fatto. Avete domande? C'è qualcosa di non chiaro? Perché questi sono molto astratti in un certo senso, no? Sono proprio dei pilastri. Ricordatevi che la barra non è un'opposizione. Sono due modi di vederla, Vedete, la visibilità comprende anche la viralità della cosa. Perché l'ho messo? Perché la visibilità dell'artista, come avete visto con Valeria, non è una smania di essere presente ovunque con il vostro lavoro, no? Deve essere qualcosa che è capace di incidere. L'appetibilità non deve essere qualcosa di vendita del vostro progetto solamente, ma deve essere qualcosa di corretto. La radicalità non è astratta, ma è concreta. Bene, allora, io direi che possiamo provare assieme, se vi va, a lavorare un po', a commentare tre situazioni estreme e provare a trovare delle soluzioni, no? Fondamentalmente voi dovete pensare a questi progetti anche come delle soluzioni. Cioè voi fate un progetto perché, in generale io credo, no? Che voi fate un percorso, fate un'opera perché avete una domanda in testa, avete un problema in testa e dovete trovare una soluzione a questo problema. E la soluzione che voi date è l'arte. Così è, no? In questo caso la scheda serve per compilare una formula che poi dovrebbe darvi una soluzione. La soluzione ha un tema, la soluzione che può essere un problema oppure no. Non è che io quando parlo di problema ho una connotazione negativa del termine. Allora, prendendo la scheda, vi do la prima, siccome siamo anche su streaming, direi che magari ne parliamo via via, non ci prendiamo 10 minuti per fare ognuno il proprio progetto, no? Magari facciamo una sorta di brainstorming, no? Pensiamo a delle cose, ok? E così almeno non stiamo in queste lunghe pause in cui devo mettere musica e non so che cosa devo fare, questi, oppure il, come si chiama, l'intervallo, okay. I trulli di Albero Bello, no? La bistecca alla Fiorentina, cose così. Bene, allora, queste sono tre ipotesi
false, false nel senso che sono inventate. C'è un paesino di montagna in Italia che si chiama Falusia, paesino inventato, è un po' come la Macondo di Marquez. Famoso. No, non è inventato, tutto inventato. È fittizio. Sono situazioni. Sì, sembravano veri. Sembravano più. Come? Perché? Ah, ok, sì. Allora, Falusia è un paese di montagna, famoso perché resistente il 5 luglio del 44 all'avanzata nazista in Italia, grazie ai suoi abitanti, è distribuito sulle sponde del fiume Legiano. Faccio un esempio che vi aiuto, questo è quello più facile perché abbiamo già visto un po' forward come ha fatto questa roba, un po' col fiume. L'esondazione recente del Legiano ha distrutto il ponte che collegava i due poli e quartieri della città, diversi tra loro anche per condizione sociale. Ecco, questo è importante, no? Voi dovete analizzare tutto quello che tocca la vostra zona di incidenza. Il primo, disabitato d'autunno e primavera, d'estate e d'inverno si popola di villeggianti milanesi. Il secondo è più popolare, legato alla tradizione locale, spesso limitate dal dialetto. Quindi noi abbiamo un luogo che è il ponte, che è il fiume, una grande piccola comunità che è un paesino. All'interno abbiamo due realtà, due quartieri, un quartiere disabitato perché di villeggiatura e un quartiere in cui praticamente vivono solo i vecchi, i resti della comunità. Allora, l'amministrazione comunale di Falusia vorrebbe risolvere il problema del ponte ed assieme a quello dell'interazione fra le due realtà. Ovviamente, in modo creativo, rivolgendosi, si rivolge a Forward. Questa è la fase 2 di Forward, cioè la fase in cui Forward si presenta e dice: noi siamo una realtà che si occupa di selezionare progetti di crowdfunding per progetti specifici, site specific, e diciamo ai comuni: presentateci una richiesta. Questa richiesta può venire anche da un gruppo di cittadini, cioè non è che il comune è per forza, no, l'istituzione, ma il Forward è più interessato a che 50 cittadini si riuniscano e compilino un piccolo modulo, che ancora non l'ho portato perché non mi interessa in questo caso, ma in cui si chiede: 50 cittadini, firma, petizione, vorrebbero risolvere il problema di questo ponte, spiegano la situazione e dicono: Forward, la palla è a voi. Ora, in questo caso la palla è a voi, eh? Cosa fareste? Cosa fareste? Guardando anche questa scheda, come risolvereste? Ricordatevi che non è che possiamo dire lo risolviamo, prendiamo 10.000 euro e facciamo il ponte. Lo faccio io perché sono più bravo di un altro, no? Bisogna andare nel budget, vedere un po', capire com'è sostenibile e ricordarsi dei vari concetti abbiamo visto prima. Allora, magari sì, questo sì, magari prendetevi 2 minuti per pensarci. Prendiamoci 2 minuti per pensarci, tanto a casa possono farsi anche un caffè in quei 2 minuti. E ne parliamo fra 2 minuti, ok? Intanto rileggetevi l'assurda situazione, e poi non è in realtà tanto assurda, è di invenzione, ma non per questo è astrusa. E pensateci. 2 minuti. Ovviamente non guardate, al momento non ci interessa nome artista, il titolo possiamo anche pensarlo, ma ci interessa più la descrizione, il programma del progetto, l'impatto sulla comunità e magari lavorare sul budget e sui reward. Ok? Pensateci. Cosa fareste voi, ovviamente, cioè, con quello che voi, col bagaglio che voi avete? Poi sarò io a dirvi, attenzione, però.
Bene, allora, vediamo un po', eh. Intanto lì c'è il microfono, facciamo un po' di brainstorming assieme, non pretendo che in 2 minuti, eh. Io non vi conosco personalmente, nel senso non conosco il vostro lavoro, non so se siete tutti artisti tout court, o se qualcuno magari è più un progettista, qualcuno un curatore, qualcuno un più, non so, Quindi mi pare di capire che un po' tutti siete artisti, però. No, benissimo. Beh, ok. Allora, vai, magari dimmi il nome così almeno. Io sono Giulia e Sì, non nome sono artista un'artista. Giulia. Bene. Allora, niente, fondamentalmente l'appunto è il pensiero, è che stavo, ok. Che cioè, fondamentalmente abbiamo su due sponde due comunità diverse che non si parlano. Abbiamo da una parte i vecchi che sono isolati. Isolati a livello, diciamo, di probabilmente competenze sociali, comunicative, linguistiche, di marketing, ma hanno dalla loro la conoscenza storica. Probabilmente alcuni di loro nel 1944 erano lì a fare le barricate contro i nazisti. Sì, o erano Dall'altro, magari dei giovani, insomma, sì, erano sì, forse bambini, ecco. bambini Non ho dato la temporalità dell'oggi, in effetti, sì, hai o ragione. giovani combattenti, tutto Certo. sommato potrebbero essere dei vecchi partigiani. Dall'altro lato abbiamo milanesi ricchi che non sanno, non hanno la conoscenza, dei fatti. Probabilmente io partirei da, raccogliere, diciamo, la ricchezza che c'è dalla sponda, locale. Per cui recuperare testimonianze materiali e immateriali, quindi da racconti a oggetti, fotografie, tutto quello che Quindi un diciamo può progetto mixo, mixto, ricostruire. Sì. cioè di mixed nel senso di mixed media, cioè nel senso che dalla Esatto, narrazione è fino costruire un ponte materiale attraverso questi oggetti e diciamo provare magari a proporre un evento di inizio stagione estiva, immagino, quindi quando cominciano ad arrivare, magari per il 5 questo. luglio. Questo è importante, cioè il tempismo è anche questo, cioè se io metto in comunicazione due comunità di cui una è assente o intermittente, beh, ovviamente prendiamo un momento in cui Sì, si potrebbero cioè incontrare. immagino questo evento il 5 luglio in cui si inaugura questo ponte e magari boh, ci si inventa un modo in cui i vecchi invadono la parte Ah, nuova proprio attraverso. un'invasione, Sì, cioè i mi vecchi piace. partigiani che invadono, penso Vabbè, non ci sono diciamo, metafore. metaforicamente o Certo. anche. Il budget? Il budget in fondo potrebbe non essere molto alto, cioè ovviamente dipende cioè se questa cosa si riferisce a un collegamento di ponte effettivo, per cui cioè, c'è bisogno di costruire un ponte e in quel caso bisognerebbe entrare nel budget anche di un ingegnere che sia in grado di progettare un ponte. Sì. Certo, questa è intelligente, no? Certo, perché a volte sembra banale dirlo, no? Però mi rendo conto che a volte degli artisti vengono con dei progetti che sono molto belli, no? Però non hanno idee dal punto di vista ingegneristico su quei progetti, no? Sì. Nel senso, sempre le alleanze in questi progetti sono sempre molto utili, cioè nel senso, poi ci sono degli artisti che si mettono un anno a studiare matematica per poi fare un'opera, no? Ci sono anche questi casi. Sì, Considerando, finisco, sì, scusami, mi riallaccio all'idea sua, no? Quindi così. Io ad artisti dico, con tutti i materiali di riuso, perché se costruiamo una zattera e i giovani che abitano da una parte con la zattera vanno a prendere le testimonianze e tutti i materiali che i vecchi hanno lasciato. può Che essere sia zattera anche. rudimentale, che sia costo, io non li pago, perché io Sì. non li pago. Non ti paghi in che senso? Nel senso, non rientro nelle Ricordatevi spese. che come dire, lo slancio del io non mi pago va bene, però stiamo parlando di progetti Sì, concreti in cui una percentuale di fee è prevista, cioè di fee certo. vostra, cioè di non che non superi il 20%, 30%, ecco. Però impegno tutto il budget per costruire la zattera, per
che quindi usando materiale di riuso, questa zattera o questa barca o questo... No? Sì. Spendo tutto, cioè, tu fai una roba che però è più effimera, cioè non ha un'idea di costruisco il ponte. Sì, è okay. Una cosa effimera. Cioè, quando qualcuno vuole andare a recuperare delle idee, prende la zattera e va dall'altra parte del fiume a recuperare okay. le idee. Ok, quindi l'immagine è una sorta di performance. Perché se poi c'è il ponte, la comunità comincia a mischiarsi, a confondersi, a coinvolgersi. A... Ok, ok. Volevo rilacciarmi al suo discorso, perché a me mi era venuto in mente invece un'altra cosa. Sì. E cioè, lui ha pensato alla zattera, ma io ho pensato, essendo una comunità comunque legata alla vita del fiume, proprio una serie di barche, barche molto semplici, che insieme, colorate, non so in che maniera, queste barche messe insieme, una insieme all'altra, diventano un ponte tra le due rive. Ok, quindi useresti le barche per fare un'altra cosa. Sì. Ok, usesti un elemento presente nel territorio? Sì, okay. Presente nel territorio, okay. Comunque magari qualcosa che, ecco, il riuso del materiale di una volta, riuso del materiale, riallestimento, restauro, ristrutturazione, non so, di questo materiale, per poter poi, quindi le vecchie barche usate da la gente del posto, utilizzate e riprendono vita attraverso questo ponte anche con chi viene poi a visitare quel posto. Mi sembra varie ipotesi abbastanza corrette, poi secondo me c'è sempre da andare nel dettaglio del budget, della praticità. Una cosa importante, ricordatevi, quando uno, per esempio, faccio l'esempio di un progetto che abbiamo curato, quello delle due piattaforme e comunicanti, dei due inginocchiatoi nell'Arno, il progetto originario che noi abbiamo modificato, che abbiamo aiutato a modificare dell'artista, prevedeva due inginocchiatoi in marmo, quindi un'idea quasi monumentale di questa memoria che si era persa, perché l'idea era quella di riscoprire la memoria delle lavandaie che parlavano, lei addirittura l'aveva estremizzato ai due lati, no? Però, ecco, noi abbiamo detto sì, ok, e come le mettiamo queste cose di pietra? Te lo direi alla barca, no? Cioè, le lasciamo lì, non le lasciamo lì? A volte l'effimero è anche questo, perché due inginocchiatoi di pietra sul fiume Arno, per motivi burocratici, di tutela dell'ambiente, non so nemmeno, ci sono tante scartoffie che poi anch'io mi sono visto, no? Non si possono mettere. Non si possono fare installazioni permanenti in questo caso. Quindi state ben attenti quando guardate un territorio a capire tutte le problematiche del territorio. Per quello dicevo, bisogna essere un po' anche ingegneri in un certo senso, no? Perché se voi dite, ah, che bello, faccio una scultura in mezzo al mare, però poi la scultura o non la potete mettere, oppure o qualcosa, una cosa che inquina, non la mettete. Insomma, pensateci, ecco. Sì. La zattera la faccio con le bottiglie di plastica. No, la zattera sì, la zattera sì. Ma che la zattera non divenga un, come dire, un qualcosa di che poi non può stare lì. Perché il problema del poi non è che poi la devi togliere, cioè qualcosa di un giorno. Perché se no da un'opera diventa un qualcosa che la comunità, ricordatelo questo, no? Perché c'è tante volte uno mette un'opera lì che non c'entra niente. E questo è il caso delle sculture che non c'entrano niente con un luogo, no? Che le metti lì e poi dopo due giorni c'è scritto Vale ti amo. Oppure c'è scritto ci fanno le peggior cose sopra, cioè che queste cose siano per quello il percorso, il progetto. Bene, avanti, sì. Sì, allora, niente, cioè io mi sono concentrata insomma su due elementi, un po' come tutti, che è diciamo, l'elemento storico e il problema da risolvere, che è la creazione in realtà del ponte, perché diciamo è l'elemento chiave e che viene richiesto espressamente. Quindi personalmente mi darei una tempistica di ricerca da fare in loco e intervisterei, diciamo, gli abitanti, farei una sorta di una raccolta documentativa, diciamo, delle memorie relative a questi abitanti. Questo può essere inserito nel pre, nel virale anche in un certo senso, perché se un artista va in un paesino come questo a chiedere memorie, è già un qualcosa che ha un impatto radicale. Esatto. Però, andare a bussare, diciamo. Dato che in più c'è la necessità della costruzione, diciamo, del ponte, che
deve essere comunque fatto, da quello che ho capito, allora che cosa farei? Utilizzerei questi racconti per far diventarla la texture del ponte stesso. Cioè, allora, se il ponte, diciamo, partiamo da un budget che comunque non debba essere molto alto, quindi andremo a escludere il ferro, il bronzo e quant'altro, potremmo magari scegliere una tipologia di legno. Quindi tutti i racconti diventerebbero la texture del legno, quindi verrebbe un lavoro, diciamo, sì, di texture. Una cosa che ho omesso di questa cosa, che questo è un progetto, è un cosa di radicale, no? Di molto radicale la richiesta. Cioè la richiesta che un comune ha una cosa come Forward, che poi avrà il compito di fare un bando per trovare gli artisti che trovano la soluzione a questa cosa, ti chiede di fare un ponte, Forward prima di tutto prende la petizione e se è bravo la mette nel cestino, se vuole entrare a patti in un certo senso, o meglio se vuole portare avanti questo percorso, contatta la comunità, che in questo caso è un comune, potrebbe essere anche cittadini, e dice, esatto, cerchiamo anche lì di essere, come dire, concreti, sostenibili, un artista da solo non potrà mai fare alla fine un ponte con un budget. No, ovviamente si lavora in sinergia con tutte le figure professionali necessarie. Esatto. Quindi, niente, diciamo che dal lato creativo personalmente creerei tutta una sorta di texture, comunque leggibile, che vada a dare quel valore aggiunto, quindi creativo tra virgolette, ad un'impresa pubblica quale è quella appunto del ponte. Quindi in questo modo... Cioè fai diventare la tua opera come una richiesta ulteriore, cioè una controrichiesta della cittadinanza che dice ok, noi abbiamo fatto questa cosa, che è qualcosa di effimero, ora però tocca a voi veramente farlo o trovare tramite regione o veramente esatto. Soldi. Sì, ecco. Sì. Sì. Okay. Quindi in questo modo alla fine ci sarebbe questo connubio tra la creatività e poi la fattibilità e la concretezza nella realizzazione. E quindi in che cosa consiste? Un ponte concreto, ma un ponte anche storico, che rimescoli un po' le memorie e li faccia rivivere in qualche modo quell'unione che c'è stata a monte tra queste due comunità e che in realtà si sono scisse, ma che in momenti tragici e storici importanti comunque sono stati uniti, e quindi poi trascriverlo attraverso appunto questa... Ok, quindi ricordatevi, ricapitolando, le sinergie importanti, cioè capire quali sono le problematiche e quali sono le competenze, cioè che cosa avete bisogno nel progetto, di dire, perché se voi presentate a Forward un progetto del genere in cui si dice facciamo un ponte, Forward vi chiede e l'ingegnere per il ponte e il budget per il ponte, ok, magari non facciamo un ponte, però facciamo un qualcosa che metta il là sul fatto che non c'è il ponte. Ok? Non siamo progettisti di piazze, di ponti, di grattacieli, no? Però possiamo andare come artisti a dire qui manca un grattacielo, spero di no, qui manca un ponte, qui manca una piazza. E se in quella piazza che manca noi iniziamo riaprendola, facendo un'installazione o qualcosa, secondo me poi dopo altre persone si interesseranno. Quindi voi... Normale. No. Come azione, perché non è normale? Certo. Anzi, tu parlavi delle bottiglie, no? Delle bottiglie, no? Le bottiglie. No, mi è venuto in mente per le bottiglie, immagino che le persone, i villeggianti che vanno in questo paesino... Magari sono persone che prendono le bottiglie, le buttano lì. No, non che per forza siano così, no. No, no, no. Però, nel senso, sono persone di passaggio. Come ogni persona di passaggio, magari la cura del territorio, anche da quel punto di vista. Quindi potrebbe essere una cosa interessante anche andare, in momenti in cui ci sono i villeggianti, a bussare alla porta e dire le vostre bottiglie, invece di buttarle via, le usiamo per questa zattera. Per collegare il vostro passaggio effimero con l'altra parte, che c'è. Quindi stai collegando comunque le due comunità. Sì, perché è una comunità vecchia, anziana, insomma, ecco. Quindi, ecco, così ecco un po' dovete... Questa scheda serve a questo. Serve a capire competenze, costi, realistici e queste. Quindi voi dovete prendere una situazione come questa come un problema da risolvere, fondamentalmente. Il crowdfunding per l'arte...
secondo forward deve avere questa funzione. Cioè, l'artista deve essere un, come si dice managerialmente, un problem solver. Qualcuno ha una soluzione, che non è per forza quella di costruire un ponte, ma quella di anche semplicemente dire qui c'è questo problema. Ok? Quindi penso sia qualcosina un po' diverso dal semplice restauro di una cappella che viene fatta da altri. A voi interessa produrre arte alla fine, no? Banalmente. Vi interessa fare le vostre cose, no? Il crowdfunding per l'arte che abbiamo sempre visto in Italia e anche all'estero è qualcosa che è ristorativo, semplicemente, e che sì, ristora e apre spazi pubblici, però lo può fare solamente perché c'è una grande istituzione dietro. Ok? Voi, come artisti, se presentate a Forum un progetto di restaurare la Cappella Sistina, mi dispiace, ci risentiamo la prossima volta, nel senso che non è quello il vostro compito. Il vostro compito è avere un percorso. Bene. Questa non è tanto ipotetico, però è un'altra richiesta che viene da un comune, da un'istituzione. Prato è una città vicino Firenze, questa è in parte vera, capitale del mercato tessile italiano, elementi, vive in questi anni il problema dell'integrazione tra comunità italiane e cinese, questo è vero. Il Comune di Prato ha necessità di mettere in collegamento il quartiere industriale popolato dalla bassa manovalanza cinese e quella più bassa manovalanza, nel senso di persone che veramente brutalmente lavorano 15 ore al giorno a tessere, a fare, insomma, anche con tragedie e disastri che sono stati fatti. E quella più culturale, fra virgolette, cioè quella italiana, benestante, insomma, dall'altra parte, del centro. I due quartieri sono vicini, e tra di loro si staglia un enorme spazio fortezza che si sta apprestando a divenire una biblioteca, una fortezza storica che hanno riadibito a biblioteca. Questo è ipotetico, ma in realtà c'è già qualcosa di simile. L'accesso ovviamente della biblioteca pubblica è libero, ma la struttura fortezza della biblioteca non favorisce la sua visibilità per tutti, ma solo per gli italiani più attenti, cioè solo chi è, magari vive nel centro, passeggia nel centro, perché chi lavora magari tutto il giorno in fabbrica non vede, insomma, conosce questa biblioteca. Il problema è che questa biblioteca, e questo è vero, ha un'importante collezione di libri in cinese. Esiste veramente una biblioteca molto bella, che per fortuna non ha questi problemi, a Prato, che ha la più grande collezione di libri cinesi, i libri in cinese tradotti, Moravia, Pasolini, anche italiani, no? Da Shakespeare a Pasolini, in cinese, perché Prato ha una grandissima comunità cinese. Il Comune di Prato chiama Forward per inaugurare la biblioteca e presentarla alle due differenti comunità al meglio. Cioè, il Comune vuole, in qualche modo, al di là dell'inaugurazione, rendere visibile e fruibile questa biblioteca alle due comunità. Qui abbiamo un problema logistico, abbiamo una cosa che sta nel mezzo a due quartieri, che non è un fiume purtroppo, ma è una massa di pietra, però all'interno c'è qualcosa di bello che deve essere fruito da entrambe le comunità, perché il Comune di Prato ha speso anche tanti soldi per avere quella collezione cinese e quindi vuole in qualche modo questo servizio venga fruito. Questo è un altro esempio, cioè quando un comune ti dice quel parco lì io lo voglio che sia frequentato, un progettista che ha in mente il modello di Forward, noi come Forward la prima cosa che chiediamo è capiamo chi sono gli utenti. Se gli utenti è genericamente, se poi studiamo il perimetro e vediamo, ma ok, qui ci sono gli anziani, c'è una comunità irlandese che vive in un grande... Quindi capire questo è importante, capire chi ha accesso al luogo dove volete andare a incidere. E poi, insomma, vediamo, insomma, pensateci anche qui un minutino, rileggetevi la descrizione e pensate a cosa fareste. Qui un po' il riuso è un po' più difficile, però pensate ai vari elementi, e ci sono vari elementi, per esempio il tessile, che è un elemento che collega in realtà chi magari è il proprietario di una industria tessile importante e chi invece è l'operaio che lavora
Quindi anche qui. Bene, pensateci un minuto e intanto rileggetevelo e poi troviamo le soluzioni. Bene, allora sentiamo un po' le vostre risposte, poi vi chiederò anche altre sulla scheda, altre cose di cui non abbiamo parlato. Qualcuno che vuole. Io volevo capire cioè, quanto distasse realmente quanto distasse la torre dal punto di disinteresse della persona. Parla. Allora, immagina che questa torre è visibile come una fortezza, quindi immaginatevi che c'è appunto queste quattro mura grosse, che sono anche a Prato ci sono in realtà, e da queste mura vengono viste sia dal centro, che è il centro storico, bene, in cui le famiglie sono però male ricche, e da questo quartiere industriale, a maggioranza diciamo popolazione cinese. No, in realtà quindi hai quattro mura invisibili, cioè invisibili nel senso, scusami, dentro non sai cosa c'è ufficialmente. Sì, è chiaro. No, io chiedevo semplicemente la distanza perché mi era venuto in mente una sorta di proiezione luminosa da fare sulle pareti esterne, delle proiezioni diciamo in lingua cinese che magari potessero appunto raccontare o scrivere delle citazioni relative a dei classici magari cinesi. Ecco perché mi interessava la distanza per poter capire effettivamente diciamo questo tipo di proiezione luminosa fosse visibile e fosse poi facilmente leggibile, no? Da lontano. Ok, quale sarebbe il tema della tua installazione video, diciamo? Beh, il tema sarebbe principalmente quello informativo, cioè far capire che cosa c'è lì dentro. Informativo, quindi è un e lavoro... Quindi, sì, è, diciamo per tentare, ovviamente non darei un'istruzione, qui c'è la biblioteca tal dei tali, assolutamente, però diciamo che creerei un minimo di interesse appunto scrivendo innanzitutto, proiettando queste lettere in lingua cinese, e magari facendo proprio delle citazioni relative ai grandi classici, no? Dei libri magari della cultura che sono cinese. Internamente, cioè faresti come esplodere la biblioteca all'esterno, cioè facendola vedere, diciamo, sì, esatto, dando sì. un'idea che in cui no, esatto, sono queste cose. Sì. Ok. E quindi anche a livello di costi non sarebbe poi molto oneroso. Diciamo. Quindi qualcosa che però è, sì, qui in effetti è relativo all'inaugurazione, quindi qualcosa di one shot, cioè qualcosa di effimero, no? Quindi una proiezione in cui tu proietti estratti testi dei testi cinesi interni per la comunità cinese e per quella italiana? E si potrebbe comunque fare, diciamo. Considera che cioè, il muro, cioè la muraglia è visibile da una parte e dall'altra, quindi tu stai parlando solo a una comunità così.
Beh, a questo punto farei due proiezioni. Un'alternanza, sì. Un'alternanza. Si potrebbe anche semplicemente alternare, cioè durante la proiezione alternare sia in lingua cinese che in lingua italiana. Può sia essere un progetto, diciamo, permanente, cioè che ha una durata un po' più lunga, che temporanea, quindi magari relativa soltanto ad un'inaugurazione specifica. Non andresti però nella comunità, cioè non andresti a usare il rapporto con le persone come un elemento di lavoro, cioè, ti fideresti solo ai libri? Sì, oppure potresti trovare un modo per coinvolgerli di più? Perché, questo dico perché, perché a volte una proiezione su un muro non invoglia ad entrare. Se tu hai una se tu trovi un modo per avere un impatto sulla comunità, questa è la sezione più efficace, cioè in modo che tu possa entrare sporcandoti le mani nella comunità cinese e dire quali sono i classici della vostra letteratura, perché io sto facendo un progetto per la biblioteca e quindi tu già li attiri. Certo, questo sarebbe l'ideale. Mi interessa quello che tu pensi. Certo. Questo potrebbe essere un elemento che garantisce un impatto maggiore, ciò nonostante siamo sempre in inaugurazione, quindi è una roba di un giorno. Ok? Okay. Questo è. Poi vi chiederò anche i reward, perché è importante. Sì. Facciamo parlare anche a qualcun altro, perché magari... No, scusa, no, poi torniamo anche a te. Però se c'è qualcuno che ha... Poi Cristiano, arriviamo. No. Io invece stavo pensando al discorso del tessuto, no? Sì. E quindi magari... Invece che fare l'installazione luminosa, magari rivestire queste pareti con del tessuto e sul tessuto stampare sia i versi in cinese che in italiano. E magari per divulgare la cosa farei anche delle t-shirt con lo stesso tessuto, con la stessa stampa di questi versi, sia in cinese che in italiano. Ecco. Ok, allora due cose. La maglietta mi sembra un costo aggiuntivo che puoi abbattere in un certo senso. Nel senso che divulgare cosa però? Divulgare l'installazione, questa cosa qua? Cioè ti interessa dare continuità, questo? No, per il discorso dell'integrazione tra la comunità italiana e quella cinese. Ok, bene, però interrogati sulla radicalità di questo gesto. Cioè una maglietta, magari il bambino cinese la mette, ma il signore in centro non la usa e quindi la vedrebbe come una cosa estranea un po' alla sua vita, no? Forse sarebbe più interessante, primo, come dicevi te, lavorare sul tessuto, e mi sembra una buona idea, ovviamente, perché è una cosa che accomuna, è il ponte famoso di prima, no? Accomuna le due comunità, un elemento che le unisce, è un elemento che può essere anche di scarto, cioè nelle industrie tessili di Prato, quanto materiale di scarto può essere preso? Lo prendete, chiedete anche a queste industrie cinesi di dare materiale di scarto. Anche lì state diffondendo un po', perché il passaparola è sempre importante, no? Se voi andate a bussare la porta all'industria cinese e dite mi serve il materiale di scarto, poi ci sarà sempre qualcuno che si gira e dice ma boh, che voleva? È un artista, dice fa qualcosa, materiale di scarto. Il signore che sta lì, ma che in cinese tutto questo, ma cos'è? Bla bla bla. Andate a bussare, prendete il materiale di riuso e lo usate per questa cosa. Questo mi sembra per un abbattimento dei costi buono. Ricordatevi sempre il discorso del permessi, cose varie, perché io so che il comune è un po' il committente di questa cosa, no? Però state sempre attenti, cioè mettetelo sempre presente, sempre, in ogni caso, che sia un forward l'unico intermediario o che sia un qualcosa già fatto per un comune, e il costo, mettete nei budget costi di installazione, di permessi, perché non è sempre detto. Una d'alleanza importante per questi progetti, come ho sempre detto io, anche l'altra volta, è contare sugli enti pubblici come dei facilitatori di spazi, non come grandi seni dai quali allattarsi. Non c'è più questa idea. Siamo cambiati come società, è cambiato il concetto del welfare, il concetto del welfare non ha mai incluso gli artisti, quindi smettiamola di pensare che gli artisti, no? Hanno bisogno di soldi comunque, gli ospedali hanno bisogno di soldi, ok?
non che il vostro lavoro non sia importante per curare qualcosa, però ecco, pensiamo più a questo. E quindi bene, l'installazione video mi piace, ma rimane comunque qualcosa di forse più freddo, non collega, se non con questo lavoro che tu dicevo di andare a compilare una scheda, una cosa che veramente la fai in 2-3 giorni da una parte e dall'altra, anche da una parte e dall'altra. E poi questa cosa del tessile è importante per il discorso del riuso e del budget sostenibile. A me praticamente era venuta in mente una cosa simile alla sua, cioè proprio utilizzando il tessile avevo pensato proprio a una striscia, non so quanto potesse essere alta così, da un lato all'altro proprio di questa fortezza, con un testo scritto in italiano però di un testo cinese, quindi cinese. Mi rilaccio al suo classico, è un testo invece scritto in cinese di un testo classico italiano, che attirasse l'attenzione anche a distanza, quindi... Sì, quindi un grande telo, diciamo. Un grande telo tutto intorno, insomma, di questi due... Okay. Di queste due link, di questi due insomma, messaggi. Tra l'altro è una cosa che magari può rimanere lì, cioè nel senso, una cosa che forse potrebbe ora con altri accorgimenti rimanere lì, no? Oltre l'inaugurazione, cioè qualcosa che può continuare a stare lì per un po'. A Prato è successo veramente così, c'è stato un purtroppo internamente all'interno di una biblioteca Lazzarini, che era un'ex industria tessile molto bella, hanno fatto questa installazione di questa artista, però anche lì una roba committenza dall'alto per un artista dall'alto, che è arrivata a Prato e usando dei materiali di scarto del tessile ha fatto una bellissima installazione nel cortile. Ora, il problema di questa biblioteca Lazzarini che io ho incontrato è proprio quello di essere una fortezza, cioè di essere chiusa, non si vede da... Io per entrare dentro la biblioteca ho dovuto chiedere a 50 persone diverse. Okay. Io credo che se questa installazione l'avessero fatta fuori, questa, come dire, questo era una specie di patchwork molto bello, quasi da vedere, l'avessero fatta fuori sarebbe stata più attraente. L'elemento testuale, in questo caso se si parla di cultura, è anche quello importante. Chiaramente il cinese che sta in Italia capisce che quello che è scritto in italiano e si rivolge insomma alla sua comunità, perché è un testo classico cinese, quindi magari per l'italiano non sarà la stessa cosa, perché il nome della citazione, la citazione è comune, no? E quindi essendo un classico riescono a leggere in italiano e quindi sanno che si tratta di un qualcosa in cinese. Bene, e bene, sì, vediamo che un po' di cose e elementi spero che l'abbiate un po' colti, no, da questa discussione, penso sia utile applicarle poi queste cose. E per quanto riguarda i reward, per quanto riguarda i premi materiali o formativi, avete delle idee? Cristiano è fissato con delle spillette, io ho detto le spillette costano poco ma comunque sono un costo. Ricordatevi che i reward formativi sono anche in termini per voi economicamente molto più sostenibili, ok? Perché una cosa che è un po' ambigua in questo senso è il reward è qualcosa che io mi devo fare o no? Cioè, perché alcune opere prevedono una molteplicità e quindi voi potete anche una parte dell'opera darla, ora non mi viene in mente qualcosa, però se è un CD, banalmente date una copia del CD, magari firmata, la customizzate. Però se invece è qualcosa di più effimero, appunto, dovete trovare il modo di capire anche un reward credibile dal punto di vista, perché se voi presentate un progetto a Forward o a chi sia, o usate questo modello e dite il mio reward è una bellissima stampa a colori che costa milioni di euro a voi su una cosa che avete fatto magari piccolissima, non ha senso. Trovate i reward formativi in questo vi aiutano. Voi date, offrite il vostro lavoro e il vostro tempo. È quello, per quello anche il formativo a volte aiuta, perché è aprire il vostro studio, dare un workshop, dare una, cioè è qualcosa che materialmente a voi non vi sposta budget. Certo, il tempo, come si dice, è denaro, però si spende anche bene così, no? Si spende perché ancora, lo sottolineo l'ultima volta, è un reinvestire il vostro tempo per avere un follower, per avere qualcuno che vi sostiene, che è un follower diverso dal follower
Twitter, Facebook. Va bene, quindi reward per questa opera. C'è un grosso centro a Minneapolis, mi pare, che si chiama The Soap Factory. È una vecchia fabbrica del sapone che hanno rimesso in moto da qualche anno. E loro fanno un crowdfunding chiedendo agli artisti di donare delle opere. Loro mettono queste opere in vendita tutte allo stesso prezzo, che sono, non mi ricordo se $30, $40. Donare le opere per cosa? Non ho capito però. Per mantenere la fabbrica del sapone. Cioè per fare in modo che possano invitare artisti per fare delle residenze. Una specie di asta. Sì, però gli artisti in realtà donano la loro opera. Ci sono 50-60 artisti che donano un quadro, che sono tutti della stessa misura, sì. Tutti molto standardizzati, però ognuno, ogni artista ha il suo modo di fare. E loro in cambio di questo dono regalo, fanno una serata naturalmente dove, con musica, con cibo, perché poi se metti musica e cibo insieme perfetto. È il binomio perfetto, quindi funziona sempre tutto, purtroppo. Tutto quello è durato attorno al cibo? Sì. Perché più che la musica forse a dire sì, no? In questo caso però è un'istituzione che fa la campagna di crowdfunding. Sì, è l'istituzione che per riuscire ad autosostenersi, a mantenersi nel tempo... Si fa all'artista che gli dà in cambio, non gli riconosce nel momento in cui vende il quadro €50, non gli dà, non gli dà niente in cambio gli dà un biglietto d'ingresso per la serata della mostra, sì. Gli dà l'aperitivo gratuito, gli dà la possibilità di vedere la musica, di ascoltare la musica senza pagare il biglietto, perché magari invitano un artista importante. Okay. E quindi... Però quello che non colgo è, allora, tu hai l'istituzione, l'artista... E il micromecenate. Sono tre soggetti. Cioè, il museo di Minneapolis o chi per lui, magari può prevederlo, può permetterselo, però non mi sembra un qualcosa di sostenibile. Non mi sembra sostenibile, perché comunque qualcuno ci deve investire qualcosa in questa roba. No? No, 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 è una cosa interessante, cioè a me interesserebbe più che Minneapolis, magari se chiama Forward tanta roba, però nel senso che chiamasse una cosa come Forward o addirittura facesse lui un bando per artisti, stop, ok, per risolvere un problema. Però qui stiamo parlando dei sostenitori, di che tipo di reward. Sì, stiamo parlando di sostenitori, però in realtà poi fanno anche dei bandi per artisti, solo okay. Cioè comunque tipo delle residenze dove ti paghiamo, ti diamo un gettone di presenza, ti diamo un vitto e un alloggio, ti diamo uno studio per 2 mesi, per 3 mesi, fanno una selezione con un open call aperta e loro scelgono degli artisti. Okay. Poi di pari passo portano avanti anche un altro progetto, così per curiosità. Loro accolgono tutti gli attori, i costumisti o i truccatori che fanno le scuole d'arte e in un anno organizzano la serata di Halloween. Una serata di Halloween dove tutti i truccatori che escono dalle scuole, tutti i costumisti, tutti gli attori organizzano una serata per Halloween, lavorano tutto l'anno per organizzare. Naturalmente loro non pagano nessuno. Magari ti chiamano un professore importante, un truccatore importante che insegna a questi ragazzi. E poi la serata di Halloween la fanno tutti insieme, gli attori, i costumisti, con un biglietto d'ingresso a pagamento. Ok. Sempre per raccogliere fondi per continuare a mantenere la struttura e portarla avanti. Sì, è comunque una classica raccolta fondi questa. Una classica raccolta fondi di un museo che dice venite a sostenerci con una bella cosa, cioè del fatto del coinvolgere anche gli artisti. No, qui è come dire eliminiamo Forward da questa scena e il comune di Prato da solo fa la progettazione di questo evento. La cosa è simile. Per questo problema metto insieme le due idee loro, cioè costo zero, cioè, sì? Bisogna pagare una persona che a terra ci scriva, un po' tipo
l'installazione che ha fatto la Galegati a Genova. Uh-huh. Quindi a terra tu scrivi da una parte della comunità un testo italiano in cinese, sì, che prende i punti salienti di Prato e che porti alla fortezza, all'ingresso, uh-huh, della fortezza, sì, e dall'altra parte della comunità sempre scritto a terra col gesso, quindi, sì, comunque sempre una cosa molto effimera. Sì, sì, sì. Segui? Però poi la bellezza di questa cosa è che magari se siamo un periodo di pioggia, poi dopo si dilava. Se c'è una biblioteca così importante, sicuramente la gente sarà molto colta, sarà tipo leggendo una cosa a terra, segue il perimetro e cerca di seguire la scritta per capire come finisce, di cosa parla. Per ampliare il tuo discorso, che è molto bello, cioè nel senso è un'arte povera in quel senso, no? Una performativa povera, nel senso arte povera nel senso non costa niente, o meglio, riusa, o meglio, ecco. Però noi presupponiamo sempre che un artista che si rivolge a un modello forward sia uno che ha tante cose da fare nella vita, in un certo senso. Nel senso che ha un costo o non ha un costo, ok, però il gesso e l'azione non ha un costo, ma il percorso che tu hai fatto per quell'azione lì ha un costo. No, il vostro progetto ha comunque un costo, quello che voglio dire io, di tempo, di ricerca, che voi potete includere nel progetto. Poi potete fare anche, cioè, voglio dire, fate una non è che l'arte si misura nella quantità, no? Faccio una bella opera grossa, massiccia, spendo diversi soldi e questa è arte. No, io posso fare anche un gesto. C'è il famoso caso di, non mi ricordo di chi, quale artista performer, che ha venduto all'asta la performance. Quindi tu compravi l'opera e suonavano al campanello, arrivavano due performer, facevano 10 minuti di performance e andavano via. Questa era l'opera, pagata a fior di soldi. Opera più effimera, no, è come si vede. Però considerate, per scrivere quella cosa lì, quel gesto lì, voi potete fare un progetto che dice: io dal lunedì al venerdì faccio dei sopralluoghi a Prato, questi sopralluoghi mi costano anche tot perché io magari vengo non da Prato, ecco. Poi il gesto può essere il gesso, ok? Quindi no, semplicemente per ampliare, perché l'arte povera è bella. Sì, no, mi piace che a volte vediamo queste opere di land art, no? Molto belle, oppure penso a, non mi viene mai il nome a me, scusate, l'artista messicano, che non è messicano, belga, messicano, che ha fatto questa performance a Città del Messico con un grosso blocco di ghiaccio, no? E se l'è strascinata per le strade di Città del Messico, Francis Alice che ha fatto questa cosa, oppure l'altra performance, che lui vendeva la sua opera davanti alla chiesa, perché ci sono davanti alla chiesa di Città del Messico, della centrale, ci sono i muratori che hanno lo scritta vendesi muratore e ti offrono il loro servizio, no? E lui si era messo accanto a questi muratori dicendo: offresi artista, una cosa del genere, con queste cose molto piccole, no? Ma perché abbiano comunque un sostegno ci vuole un po' del tempo, perché se voi dovete farlo uguale dovete andare a Città del Messico, la sostenibilità già lì crolla, perché insomma dalla Città del Messico già costa 1.000 euro, potete trovare il modo, qualche modo di renderlo sostenibile, e insomma ci sono dei costi comunque. La land art o l'arte effimera è bella, ma per arrivare a quel gesto lì attorno c'hai delle spese comunque, no? Credo. Quindi è anche un po' quello l'idea. E poi vogliamo, lo ripeto l'ultima volta, ripeto sempre le solite cose, ma ve le voglio sottolineare, che quel gesto lì non rimanga fine a se stesso. Che voi da questa azione, da questo progetto, possiate ricavare sostenitori ulteriori, persone che vi seguono. Persone che magari dopo poi vanno su Facebook e mettono 20 volte like. Va bene, però insomma avete già dei sostenitori. Ok? Anche due cose, sì. Grazie. No, perché c'è una cosa che non è stata toccata, che però secondo me è importante, e cioè il fatto che oltre, diciamo, alla differenza culturale e linguistica, c'è anche una differenza sociale che non è stata toccata. Se c'è un quartiere industriale di manovalanza a basso costo, per quanto possa leggere dei classici cinesi, io non so se
dopo 9 ore di lavoro comunque andrà in biblioteca. E tendenzialmente quando, cioè stavo pensando, tendenzialmente quando si lavora sulle differenze sociali la cosa più facile è lavorare con i bambini, che ovviamente hanno, avvertono meno questa cosa, per cui avevo immaginato un lavoro nei quartieri, in entrambi i quartieri, magari con le scuole di tutti gli ordini, con le alleate, non so, famose, una, la scuola, un alleato a costo zero, sì, diciamo, no? E magari, non so, pensare di consegnare delle borsette fatte con i tessili di recupero, con dentro dei fogli colorati stampati, che anche quelli hanno un costo bassissimo, sì, uno con una favola cinese in italiano da un lato, l'altro con magari l'inizio di una favola da un lato e dall'altro, e dare l'appuntamento all'inaugurazione per la fine della favola, e fare in modo che, diciamo, le comunità attraverso i bambini convergano nella biblioteca. Benissimo, tra l'altro le arti hanno a scuola ti permette poi di mettere e includere fra i reward, non solo di avere comunque una diffusione di queste cose anche porta a porta con le famiglie della scuola, ma ti permette poi di dire faccio successivamente il mio workshop all'interno delle scuole in cui mostro i risultati, in cui faccio una tappina, una tappa ulteriore, nel senso un qualcosa in più, commento alla fine, cioè il reward vi cambia anche il concetto un po' di documentazione finale, la famosa documentazione in cui voi dite ho fatto questa roba, me la conservo, con il reward formativo voi fate una cosa in più, ok? Fra i costi di budget che potete inserire, ovviamente ci sono anche quelli della documentazione, perché se sono progetti che hanno un impatto territoriale, sociale in una comunità, la documentazione è sempre un fattore importante. Cioè il fatto che dopo voi fate capire il risultato, lo rendete intelligibile e lo prendete. Documentazione. Anche per forora anche un progetto su una singola statua, su una singola scultura ha un che di collettivo e quindi può essere anche documentato quello. Bene, e poi è costosissimo. Immaginiamo una società, immaginiamo ovviamente che ci sia la possibilità già di andare sulla Luna, no? Allora, sulla Luna siamo nel 2050, una piccola parte della comunità mondiale si è appena trasferita sulla Luna. Sono arrivati in particolare bambini e ragazzi sotto i 13 anni, figli degli scienziati che per anni hanno lavorato sul pianeta solo per scopi scientifici e accademici. Purtroppo nel pianeta ci sono solamente stazioni spaziali, laboratori, bunker, al massimo qualche studio o biblioteca, e c'è la necessità di ripensare in particolare un cratere centrale, attorno al quale ci sono questi laboratori, queste cose, chiamato Thalassa, di modo che venga vissuto come una piazza comune per i giochi dei bambini e dei ragazzi, ed assieme un luogo di incontro per la comunità di adulti. Il cratere è noto, qui c'è un fattore di inciampo, di intralcio, il cratere è noto alla popolazione perché chi vi si rivolge viene colto da un'inspiegabile nostalgia della Terra, tanto che i casi di depressione nella zona sono aumentati in modo preoccupante. Qui c'è una nota, come dire, di disturbo ulteriore. La delegazione terrestre sulla Luna chiede a Forward di organizzare un bando, pagando ovviamente il vitto alloggio sulla Luna e l'ossigeno, un bando per progetti di rivisitazione del cratere Thalassa ed offre a disposizione i materiali dei laboratori ora in dismissione. Dice, noi abbiamo questi laboratori, a non ci servono più, a noi interessa creare una cittadina, abbiamo però dei computer, delle carte, degli alambicchi, nel senso di dei piccoli, come si chiamano, Baker, come si chiamano, no? Quei cosi, no? Fate voi, in un certo senso. Ecco, questo è quello che possiamo offrirvi. Perché? Perché è materiale che noi butteremo via. Pensateci. Io direi un po' di più, perché qui siamo proprio... Sì. Che chiederà Forward? Pagare il viaggio, no? Sì. Compra 10.000 antidepressivi e dai alla popolazione. Questa è un'azione performativa, però. No, quello è ovvio che certe cose, specialmente se vengono da istituzioni, si prevede che abbiano una soluzione più materiale, no? Dici, c'hai un problema, risolvitelo te.
ma se il comune o per questo noi mettiamo delegazioni comune, ma sarebbe più interessante in realtà metterci un gruppo di 50 cittadini, oppure i 50 genitori di questi figli preoccupati di questo fatto scrivono a Forward con questo modulo dicendo: magari la delegazione non ci ha pensato, capito? Ecco, quindi questo è... Bene, pensateci, 2 minuti e magari buttate giù. Stavolta lavoriamo anche su... non solo sui reward, pensate ai reward ancora di più perché credo sia una parte difficile. Pensate anche a uno slogan, a un sottotitolo. Perché anche il sottotitolo è importante come prima presentazione, primo impatto. Bene, prendi. Sì? Ok, ah, ascolta, io ho una reale difficoltà a immedesimarmi in un abitante della Luna, per cui mi chiedo... Abitante della Luna è... in che senso? No, nel senso che questo cratere, no? Sì, considera che nell'ipotesi quella assurda, estrema che c'è qui, la comunità è italiana, cioè è mondiale... terrestre che si trasferisce. Sì, okay, è chiaro, è chiaro. No, no, questo mi è chiaro. Però quello che voglio dire è che ho difficoltà a immaginarmi questo cratere in funzione del fatto che mi viene in mente, vabbè, avrò problemi di ossigeno, per cui questo luogo è aperto, è chiuso, no? Posso respirare liberamente, devo stare all'interno di un aggeggio per cui ho difficoltà di movimento. Diciamo che tu hai tutte le condizioni per sopravvivere. Ok. Sei già sulla Luna. Sulla Luna abitano i lunatici, che sono gli abitanti della Luna, e i depressi, che sono i lunatici dei depressi, in effetti. Comunque, questa è la premessa per dire che mi sono soffermata troppo su questa problematica Vabbè, comunque, non pensate che voi comunque potete fare questa cosa sulla Luna. Cioè,
si spera che possiate farla, nel senso che possiate respirare, vivere, non è che vi dovete pagare il viaggio per la luna, no, questo no, è un caso estremo ovviamente. Comunque, se ho capito potrebbe bene, potrebbe essere un lago nella provincia di Varese. Ok, quindi se ho capito bene, il materiale che ho a disposizione sono questi computer, alambicchi che non ho idea di che cosa sia. Cioè i baker, cioè quel alambicco è un termine antico per dire quelle cose che usano i chimici. Sì. Ah, ok, ora ci sono. E quindi tutto questo materiale dismesso dei laboratori scientifici. Sì. Per cui a disposizione. Poi potete anche dire non mi interessa, faccio un altro tipo di lavoro, più legato alla narrazione, più legato a qualcosa di che non ha niente a che vedere. Però, come dire, sappiamo che c'è questo materiale a disposizione, che okay, può essere usato. Ok, allora, ma se io chiamo questi abitanti, no? Cioè, la mia idea è quella di coinvolgerli direttamente. Sì. Per cui so che c'è questo materiale e insieme coprogettiamo un qualcosa per rivitalizzare o come riallestire, inventare una nuova destinazione per il cratere. Ok. No, coprogettiamo insieme, per cui io non lo so, do la possibilità di... Quindi il caso estremo di Margherita è quello di un artista che progetta una campagna culturale. Quindi in qualche modo voi create una pseudo tappa iniziale di qualcosa. Cioè voi dite, io come azione artistica creativa, per questo dico siamo creativi, no? Faccio questa cosa e poi magari la documento. Documento le risposte, voglio dire, l'arte ormai è destrutturata, no? Cioè ormai non è che siamo finalizzati solo a costruire un'opera, no? Ma anche possiamo fare un reportage artistico, è un'opera, no? E poi può venire fuori una performance all'atere o qualcosa in più. Ormai i media sono misti da tanto, no? E quindi sì, quello potrebbe essere, io faccio una campagna culturale in cui questo materiale lo metto, lo sottopongo all'attenzione di queste persone e assieme troviamo la soluzione. Comunque è sempre una risposta, comunque state rispondendo a un problema. Il problema diventa, si sposta semplicemente, lo state spostando un po', no? Lo state spostando, però fate comunque qualcosa che a voi permette di fare un'opera, una creazione, un progetto di creazione, che è in questo caso però la documentazione, non è altro, e vi permette di anche lì di coinvolgere una comunità, di individuarla, la comunità vi conosce, ok? Però non il budget. Qual è il budget? A cosa ti serve il budget in questo senso? Cos'è il budget per questa cosa? Materiale di distribuzione dell'idea, un'assemblea pubblica per coinvolgere le persone, come lo risolvi la parte del budget? Allora, la parte del budget potrebbe essere che magari, non lo so, serve qualcuno che sappia assemblare il computer che nessun altro sa fare, boh, non lo so, ora sto inventando, sì. Però per esempio se io volessi magari anche utilizzare dei materiali dismessi e farne una scultura. Ok, allora sì, ce l'hai finalizzato, no? O no? Eh sì, però allora aspetta, però io questa cosa la pensavo anche nei due casi precedenti, nel senso, no? Comunque prevedere una pre-fase in cui il cittadino può dire la sua, cittadino abita. Sì, la parte documentativa, sì. Nella quale ha voce in capitolo e magari dire, senti, questa cosa qua non mi piace, la preferisco io, la preferisco così, piuttosto okay. E che... E questo si chiama appunto, no? Sociability, no? Cioè la capacità di... Social ability, tra l'altro, no? È una cosa in cui ci sono due termini, no? L'abilità di coinvolgere, sì. È questa, sì. Dopodiché, insomma, mi servirebbe un budget per, sì, magari fare delle stampe, perché magari, no, devo in qualche modo comunicare questo passaggio e andare a realizzare quello che poi è l'idea che viene proposta. Per cui se magari l'idea proposta è quella di realizzare all'interno di questo cratere una scultura fatta di computer assemblati o di altro,
sempre analizzando se è necessaria o non è necessaria, forse è meglio fare delle panche con i computer, sì. Cioè, no? Tutto un, sì, un discorso preparatorio. Attraverso la documentazione, okay. Sì, sempre la coprogettazione. Uh-huh. Con... sì, la coprogettazione, sì. Quindi io poi devo assemblare, cioè devo realizzarlo. Ok, mi preoccupa... la fattibilità del... anche. Magari no, se ne no, escono no, con idee troppo strampalate. No, mi preoccupa la tempistica lì anche, okay, che è legata alla fattibilità. Cioè, quanto tempo ti dai per documentare, che sì, tipo di comunità scegli. Io sceglierei magari, ne so, anche una cosa un pochino interattiva, no? Alternativa, i figli degli scienziati, che magari sono affascinati da questa figura del babbo che lavora come scienziato sulla Luna, tu puoi interpellare loro, che sono una comunità limitata. Qui l'idea, la radicalità, cioè la provocazione è che te sei sulla Luna e quindi c'è uno spazio sterminato, c'è un cratere, quindi è per mettervi un po' in difficoltà, no? Infatti, un cratere non sarà mai un progetto realizzabile in poco tempo, no? Però una cosa che può fare un artista è comunità limitata, i bambini, i figli di... Faccio un lavoro con loro, un workshop, ecco. Magari, ecco, trovi anche il modo che questi bambini, tramite i genitori, riescono a donare per sostenere questa cosa, no? E in cambio gli dai appunto l'esperienza formativa, in cui presenti il tuo lavoro. Loro ti aiutano a scegliere la soluzione ideale per lavorare su questi oggetti. Ok? Questa è una cosa... però il tempo è importante, ok? La tempistica è veramente... l'individuazione della comunità e l'individuazione della tempistica stretta, più possibile, è importante. E questo tuo progetto mi piace, ma potrebbe avere anche un problema di tempo. Una tempistica di 2 mesi è troppo? Io mostro, la butto là, per capire... cioè, deve essere per forza una performance di un giorno o può durare una settimana, 2 settimane? No, nell'esplosione dell'arte, vi vediamo oggi, la vostra opera può essere tutto il processo, non c'è più la distinzione fra processo e prodotto, secondo me. Cioè, l'opera può essere il processo e il prodotto finale può essere esposto solo una volta. Oppure può essere anche, potete fare anche opere effimere, ovviamente. O opere che possono rimanere in un luogo e essere usate per un altro motivo. Cioè, io facevo l'esempio dello scivolo, no? Lo scivolo diventa un'opera d'arte perché voi avete fatto un percorso per arrivare a quello e poi in qualche modo lo fate diventare un oggetto. Land art in un certo senso. Un po' artefatta, non è usando i materiali che la terra ti dà. Però. Ma quindi scusami, nella mia proposta di progetto, sì, no? Io faccio rientrare la fase di ricerca, sì, per cui devo avere un tempo limite, almeno un mese per farla. Sì, okay. Un mese per farla, un mese per realizzarla e un giorno per presentarla. Ok, certo. Quindi sì, diciamo che sì, più o meno. Sì, sì, ovviamente anche lì dipende se la comunità è quella dei bambini della Luna, magari inferiore rispetto a... prendiamo tutti quelli attorno al cratere, che sono molti di più. Quindi se voi limitate la comunità, limitate automaticamente anche il tempo. Ci sono altre... ovviamente ricordatevi che questo è un caso estremo. Allora, io pensavo a servirmi proprio dei ricordi di queste persone dal quale in qualche modo sono afflitte per nostalgia e riproporle quasi in delle pièce teatrali praticamente. Quindi, un lavoro di scrittura quindi. Sì, ma anche di inscenarle, quindi magari si può lavorare con dei workshop oppure anche direttamente sull'improvvisazione e inscenare diciamo questi loro ricordi. In questo caso il cratere diventerebbe quasi un teatro all'aperto, aperto a tutti, in cui
quei pochi oggetti che comunque si riescono a utilizzare, quelli elencati, quelli che comunque ci sono a disposizione, diventerebbero quasi il corredo scenografico di queste interpretazioni. Qual è, perché anche rispetto al ponte mi sembra, qual è il problema che devi porti prima di presentare un progetto di crowdfunding su usare il cratere come un teatro? Ora faccio un po' il maestrino, no? Però scusami, volevo semplicemente ricordare un po' di cose. Vabbè, sulla fattibilità, cioè la fattibilità e l'agibilità, quella che chiamano agibilità in un certo senso, no? Come faccio lì, ma di quali permessi ho bisogno per farlo, no? Sì, cioè in questo caso comunque cioè la comunità sarebbe coinvolta, quindi l'istituzione pubblica cioè comunque ha un ruolo importante. Cioè, quindi innanzitutto si passa dall'istituzione pubblica e poi si fa un lavoro, diciamo, sul cittadino della Luna, al quale si spiega che cosa si ha intenzione di realizzare, si raccolgono le adesioni, si raccolgono magari questi racconti, questi sogni, questi ricordi, per poi creare, diciamo, la messa in scena di queste. Ovviamente il teatro, cioè, non per forza deve essere strutturato realmente come un teatro, cioè, quindi sì, deve essere qualcosa, cioè, comunque di effimero, cioè, esatto, cioè, quindi senza poi fossilizzarsi naturale, poi sulla struttura in sé. Cioè, quello che mi interessava invece era creare questa zona quasi fosse ludica, no? E quindi coinvolgere direttamente i cittadini, i ragazzi in questa attività. E di azione virale pre lancio della campagna, perché guardate, l'azione virale è un passettino. Sì. Vabbè, innanzitutto cioè, bisognerebbe fare cioè, andare sul luogo e comunque incontrare le istituzioni, quindi se ci sono delle scuole, se c'è un comune, e poi fare una campagna cittadina aperta a tutti. Quindi tutti coloro che non si sono riusciti ad incontrare attraverso il comune e attraverso le scuole, bisogna incontrarle quindi per strada. Quindi okay. Ricordatevi, l'istituzione è il rubinetto, ma l'acqua deve essere pompata dal cittadino, dalle persone. Sì. Nel senso che l'istituzione ti dice ok, va bene. Sì, ti dà il permesso, l'agibilità. Sì. È una cosa accessoria in un certo senso. Sì, sì, non da attingere. Non una no, cose non si anarchiche, chiede, no. Oppure. Ovviamente i fondi però, no. Cioè, nel senso, capito? Insomma, ecco. Sì. Ricordatevi questo: l'istituzione è qualcosa di accessorio, è un timbro che ti dice sì, possiamo farlo. Certo. Può essere qualcosa che Forward vi consiglia. Se voi presentate un progetto e non c'è questo elemento, ma il progetto funziona. Avete capito che Forward è più che un curatore, è un gruppo di selezionatori, di persone che, in questo caso io e Valeria, selezioniamo e diciamo ok, per questo progetto ci piace, ricordati che c'è il problema dell'istituzione. Io vi sto cercando di dare, come dire, la possibilità di compilare al meglio una cosa del genere. Bene, altri interventi? Il nostro amico Cristiano stavolta non è intervenuto. Bene. Insomma, questi erano tre esempi radicali, ovviamente radicali, che vi hanno permesso di rivedere appunto questi, alcuni ve li faccio rivedere brevemente, dei termini che secondo noi fanno sì che la vostra campagna di crowdfunding per l'arte abbia successo. Ok? E, bene, adesso vi parlo sempre come materia di discussione dell'evoluzione di Forward. Breve storia: Forward ha fatto questi progetti che voi avete visto sul fiume Arno, ha comunque lavorato sul crowdfunding e ha cercato di capire che cosa manca al crowdfunding per essere qualcosa che è a vantaggio degli artisti. Come avete visto, la nostra idea di crowdfunding si scontra anche col fatto che tra i due elementi, cioè Forward come selezionatore e l'artista come produttore e anche presentatore nel senso di qualcuno che presenta il progetto, c'è sempre di mezzo, in maniera nobile,
una comunità di riferimento del progetto. Okay? Quindi, partecipando a una serie di workshop, a una serie di incontri e essendo finalisti di questo bando, che è un bando, non è per artisti, è un bando per progetti di impresa culturale, che abbiano comunque un impatto sociale, siamo stati selezionati per il bando Che Fare, purtroppo non abbiamo vinto, perché anche lì non a caso ha vinto un progetto che aveva già una grossa comunità preesistente alle spalle. Nel primo anno l'ha vinto Liberos, che è un progetto molto interessante di biblioteche quasi a domicilio, una rete di biblioteche nella Sardegna, dove il problema era quello di avere il prestito in luoghi di difficile accesso. Hanno fatto una piattaforma, hanno vinto, insomma, quindi questi progetti, ecco, però ci ha insegnato alcune cose. Ci ha insegnato alcune cose che però sono utili anche per voi, Dal crowdfunding al crowdsourcing. Innanzitutto, il crowdfunding, un po' l'avete forse anche capito, no? È il motore della vostra idea, ma non dovete concentrarvi maniacalmente su quello. Cioè, è un motore che però deve avere una macchina ad hoc per salire una salita. Perché se voi presentate i vostri progetti a una qualsiasi piattaforma di crowdfunding, come abbiamo già visto, la possibilità di successo sono poche e limitate a cosa? Alla vostra capacità di chiamare un VIP oppure di, no? Difficilmente, questo lo dico, un'idea radicale online ha successo. Cioè l'originalità non sempre paga, perché il web replica dei meccanismi che in realtà ci sono nelle realtà, no? L'opinione comune non è sempre quella più radicale, insomma, ecco. Beh, questa è molto lunga, è anche magari difficile di lettura, però innanzitutto Forward, questo è, non so se l'ho chiarito, è Forward alla fine del suo processo di crescita. Noi adesso siamo un gruppo di curatori, progettisti, selezionatori, scegliete voi il modello ideale, perché non ci consideriamo curatori, ma non solamente selezionatori. Abbiamo fatto i curatori di campagne di crowdfunding. Il modello ideale è una piattaforma online con ricadute continue nella realtà, con legami di campagne, di appunto di azioni virali sulla realtà, che permette agli artisti di rispondere a dei bandi o di mandare il loro progetto di crowdfunding, e anche però a una comunità definita con un minimo di 50 cittadini che condividono un problema, di presentare una richiesta. Quindi non siete più voi di fronte a una pagina che è una lista infinita di progetti di crowdfunding, ma sarete idealmente, se questo progetto verrà, banalmente lo dico, sostenuto economicamente, e in realtà dal nostro punto di vista non c'è il problema di cose piccole sostenute, noi non stiamo producendo arte ma stiamo cercando di fare questa grande piattaforma, voi arrivate in questa piattaforma e cosa trovate? Trovate altri artisti, quindi partecipate a una comunità di artisti, trovate una sezione di comunità con le loro richieste e trovate Forward nel mezzo che fa un lavoro di matching. Ci sono delle piattaforme, noi abbiamo preso un modello da altre piattaforme, che non è che vi dicono datemi il vostro progetto e io ve lo metto lì, se mi piace, se vedo che ci sono tante donazioni ve lo metto in prima pagina, se vedo che ce ne sono tantissime investo dei miei soldi in questo. No, il crowdfunding che diventa crowdsourcing per l'arte, per Forward, è una pagina in cui voi come artisti accedete e vi trovate tutti dei bandi a quali potete partecipare, il bando La Luna, il cratere sulla Luna, il bando, e voi mandate il vostro, la vostra scheda. Se accedete a questa scheda automaticamente diventate degli utenti di questa piattaforma. Questa è l'idealità, questa è l'idealità, non stiamo parlando di qualcosa che c'è già, ma che speriamo che presto ci sarà.
siete diventate degli utenti di questa piattaforma, avete un vostro spazio in cui i progetti, la vostra presentazione c'è, quindi esistete, diventa però anche un social, cioè diventa qualcosa in cui voi avete, non avete dei follower, ma avete dei mecenati. Non solo, ma anche chi entra, la comunità, il mecenate, ha un suo profilo, ha una sua realtà. Quindi utopisticamente diventa veramente un social a base economica, nel senso che poi c'è anche la questione delle donazioni, il crowdfunding è solo un momento, ma in realtà e poi diventa una grande vetrina di problematiche e soluzioni. Questa è l'idea di Forward al 100%. Capite che il crowdfunding è solo una parte. Cioè il crowdfunding ci ha aiutato a far capire tante cose, capire come si lavora su una realtà che non è solo online, ma non è la fine, ma è solo l'inizio, si potrebbe dire. Okay? Il crowdfunding è solo il motore dei progetti, però bisogna continuare a vivere come artisti e bisogna continuare a, come comunità, avere qualcuno che li risolve. Questa è l'idea. Vi può interessare, non vi può interessare, ma credo che vi dia un'idea generica su quello che il vostro lavoro dovrebbe essere davanti a questo chimera del crowdfunding. Quindi diventa una specie di coprogettazione, perché noi chiediamo, non dall'alto, diciamo, l'arno, artisti rispondete a questo, oppure vi chiediamo mandate, noi vi mettiamo in una vetrina. No, noi chiediamo artisti mandate, comunità mandate le vostre richieste, Forward lancia open call per gli artisti e gli artisti entrano in contatto anche con la comunità e poi possono anche autonomamente continuare il loro percorso. Non c'è una fidelizzazione massima per cui, no? Forward vi incatena al meccanismo Forward, per cui se andate fuori Forward siete purtroppo altri social lo fanno, Facebook diventa una roba un po' onnipervasiva in un certo senso. Gli artisti appunto hanno non solamente, questo potrebbe essere un insegnamento in realtà che vi dice semplicemente a voi che se fate una campagna, sì, è importante che il vostro profilo sia chiaro, e qui ci colleghiamo a quello che diceva Valeria, no? Che la vostra presentazione, l'artist statement, potrebbe andare anche nel profilo di un ipotetico piattaforma Forward al 100% come qualcosa di ben definito. Per questo la lezione di Valeria è complementare anche, perché vi aiuta a presentarvi. L'elemento della comunità mi piace, perché comunque ci piace che anche le comunità abbiano possibilità di usare una petizione a favore loro, no? E che noi possiamo valutarla. E gli altri aspetti sono simili, cioè sono uguali a quelli di cui abbiamo parlato, la sociability, l'impatto sociale, la pianificazione temporale, sono tutte cose che già c'erano, eh? Quindi cambia solamente la triangolazione dei progetti. E Forward si presenta anche alle richieste di non solamente di comunità, ma anche, abbiamo visto, anche della delegazione lunare, di comuni che hanno bisogno di progettazione. Sempre va a vantaggio degli artisti, che comunque è una possibilità in più che questo rubinetto, come dicevo, venga aperto e che voi, assieme ai cittadini, pompate acqua. L'esperienza è quella che noi chiamiamo, alla fine di questo, di cittadinanza, di una cittadinanza attiva. Sempre ricordandovi che non si muore di solo online. Non si muore di solo online. Allora, sempre per parlare di questo, ma insomma, gli artisti si connettono sempre di più alle comunità e quindi hanno bacini di diffusione maggiore. Nelle comunità possono anche pescare delle competenze, cioè voi potete anche andare in una comunità e in quella comunità trovare chi vi dà una mano a questa cosa. La competenza dell'ingegnere di quella comunità sarà maggiore rispetto all'ingegnere che viene avulsamente da Trento a risolvere un problema di Napoli.
Ovviamente rimane sempre il discorso del reward, voi in quella comunità poi andate a fare diffusione del vostro lavoro. Ripetevo, non ve l'ho poi chiarito, questa idea della generazione della community, secondo noi, compie diciamo, con il requisito di dare agli artisti dei follower, dei sostenitori, dei follower che, come ho visto ieri, sono attivi, non sono follower del like, ok? Tu diventi un utente della piattaforma 100% forward, insomma nel senso nel suo progetto finale, e cresci non come utente profilo Facebook, ma come mecenate. Crei, come dire, la tua posizione su online come qualcosa che ha un valore anche offline, perché ti permette a te come artista di produrre, e ti invoglia a continuare a esserlo. Cioè diventi un mecenate, in qualche modo, nobilitato da questa sua categoria che viene mano a mano, cresce nella tua partecipazione alla community. Ok? Quindi tu come singolo mecenate donatore hai un profilo e dici, io nel tuo profilo ci sarà scritto, ho sostenuto questi artisti. E diventa qualcosa anche di veramente di sociale, nel senso vero e proprio del termine, che tu dici, io sono un mecenate, guardate quanti artisti ho, la mia scheda, guardate quanti li ho sostenuti. No? Diventa qualcosa di a suo modo, insomma, anche di sociale. E quindi ricordatevi, qui ovviamente cosa cambia nel modello forward, ma più o meno le cose sono le stesse. E non ve lo sto a spiegare, perché nel senso questa è una cosa che più riguarda forward e forse a voi meno interessa. Mi soffermo su alcuni termini. Gli artisti sono dei creativi, dei progettisti, degli ideatori. E qui ovviamente dei produttori, cioè, alla fine devono realizzarlo loro, o da soli o in coproduzione. Le comunità lanciano le richieste di intervento e sottoscrivono, non vi dimenticate questa cosa. Se io lancio una richiesta, poi sono il primo a diffonderla. Abbatte i vostri costi promozionali, non solo quelli della piattaforma, perché si ricrea un passaparola. Abbiamo fatto questa cosa ai vicini, fatela anche voi, l'abbiamo fatta e abbiamo portato avanti questo progetto con questo artista. E poi la vetrina, un progetto già avviato, attira anche i macro mecenati. Voi, se continuate a fare progetti, potete continuare a farli anche con sponsor più grandi che possono introdursi in questa nuova piattaforma. Il crowdsourcing è la moneta iniziale. È come se noi diciamo che, diciamo sempre, no? con una piccola donazione puoi cambiare il mondo, in un certo senso. Con un insert coin, con 500 lire, puoi giocare a qualcosa che poi può crescere anche indipendentemente dal fatto che tu ci rimetti i soldi. Cioè, tu dai una mano piccola e questa mano può far crescere un artista e l'artista può incontrare macro mecenati. E cosa fa forward? Fa quindi un matching, si chiama, è proprio il classico, cioè è un po' il classico matching del matching di incontri online. In un certo senso è questo, no? Voi dovete avere qualcuno che ama il vostro lavoro e ama sostenerlo, e voi di conseguenza dovete un po' dimostrare un po' di amore, no? Siamo in un altro caso, però il matching si usava un tempo per match.com, è questo luogo di incontri. C'è in realtà modelli, Zupa per esempio, un modello più di nobile, in cui se voi siete lì, in quel caso ci sono degli sponsor e dei freelance. Tu hai un profilo come freelance, hai un profilo come sponsor e il meccanismo è dell'incontro. No? Il freelance risponde a delle necessità. Gli artisti sono un po' dei freelance, no? In un certo senso. Anzi, molto free, eh? E molto meno, però cerchiamo di esserlo, no? Cerchiamo di essere un po' più progettisti in questo senso, più paragonabili a un architetto freelance, più paragonabili a qualcuno che cerca un'interazione. Eh?
Forward fa selezione, non fa solo cura, progetta anche delle iniziative di azioni virali per sostenere i progetti e fa consulenza. E un elemento che vorrei dirvi, ma che non è necessario forse ad oggi, ma può essere utile capirlo, con questa piattaforma il costo, il fee che Forward all'inizio chiede all'artista è molto basso, si parla di cifre molto basse, del 7%. Successivamente l'artista può stipulare un contratto con Forward per far sì che Forward diventa una specie di art dealer di questo artista. Che vuol dire? Che vuol dire che voi, se producete un'opera con Forward, con questo meccanismo, e poi quest'opera la vendete, 10, non mi ricordo precisamente, però c'è a un prezzo 100 volte tanto il costo, Forward in proporzione trattiene una minima percentuale. Diventa una galleria online, diventa un... insomma, è un ibrido che può andare a vostro favore e in qualche modo comunque deve alimentarsi. No, perché ha un costo molto elevato. Non vi faccio vedere la parte dei costi d'impresa di questa piattaforma, perché non si parla di crowdfunding sostenibili, si parla di, veramente di investor angel, si chiamano, molto importanti. Bene, qui diciamo quello che è i valori di questa nuova idea di Forward. L'ultimo termine mi piace, vorrei sottolinearlo, nel deficit dei fondi statali, che non ci sono mai stati per gli artisti, tranne che in casi eccellenti, la cittadinanza partecipativa aiuta anche economicamente un artista. E questo credo sia un modello di partecipazione, è un modello più che di sola creazione, anche di partecipazione. Bene, bene, questo possiamo andare avanti. E adesso volevo, se ci sono, c'è ancora un po' di tempo, non so, abbiamo una ventina di minuti, mezz'ora, ecco, volevo chiedere a voi se magari potevate parlarmi di una realtà, ancora un po' di dibattito e discussione, di una realtà che voi conoscete da vicino, che considerate in qualche modo un oggetto in attesa di soluzione, uno spazio in attesa di soluzione, e assieme nella discussione con gli altri proviamo a risolverlo. Okay? Proviamo a fare una cosa simile a quella che abbiamo fatto prima, però con il vostro aiuto iniziale. Volevo chiedervi un po'. Allora, il microfono. Allora, pensate a un luogo che per voi è un luogo in qualche modo da liberare, da riscattare, su cui intervenire, e poi piano piano lo descrivete e assieme troviamo la soluzione stavolta. Così andiamo sul concreto, non sul termine. Allora, sì, io sul concreto ho immaginato, io abito a Casa Massima in provincia di Bari, e ho pensato subito a un antico chiostro di Casa Massima. Questo chiostro ormai è diventato un rudere, non è possibile, è un'immagine simbolo di Casa Massima, perché è proprio nel centro storico, di fronte alla chiesa madre, e non è più accessibile al pubblico. Ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo quando è stato precisamente, hanno organizzato una mostra dove mi hanno invitato come, insomma, artista ospite. Lì dentro, no? E il cortile, ma dentro non è possibile accedervi, perché per ovvi motivi la struttura non è possibile. Ok. Entrare nella struttura. Quindi in quell'occasione è stata fatta una mostra per ricordare questo
spazio, siccome poi Casa Massima c'è tanto lavoro sul discorso della paese azzurro, perché anticamente tutti i muri del paese erano tutti dipinti di un azzurro chiaro, vabbè, sia per motivi l'intonaco doveva essere determinato in maniera, sia per motivi di non lo so, contro le zanzare, non ricordo che cosa utilizzavano, era realmente che... era qualcosa per a livello di repellente. Salute, ecco, che era utile sia per la loro salute, oltre al fatto che era diventato un colore simbolo. E quindi il chiostro in quell'occasione si è colorato di azzurro con dei fari, proiezioni, eccetera, e quindi all'interno questa mostra. In realtà il chiostro rimane lì. Sì, ma in realtà dopo quell'evento si è chiuso da capo. Non si è... il chiostro è chiuso. Ok. Io non so come è fatto dentro. E nessuno dei... Non lo sapete come è fatto dentro. Non sappiamo come è fatto dentro. Lo okay. Sapranno le signore che hanno... Perché quel chiostro è stato utilizzato anche come scuola elementare, nei tempi della guerra, a volte anche come ospedale. Quindi è stato uno spazio, spazio, cioè non è un, che una storico. Cripta di una chiesa particolare. Per no, cui... no, no, no. È stato, quindi prima ancora, quindi chiaramente ci vivevano delle suore, quindi c'era proprio anche, c'era una comunità di suore, di bambini che venivano... Sì, no, te lo chiedevo perché arte al servizio dello spazio pubblico, no? È un po' lo slogan quello... di Forward. Te lo chiedevo perché potremmo discutere su i beni, no? Quale cos'è il bene, il patrimonio storico italiano, e la conservazione crea dei limiti, cioè tu artista non puoi andare a dire voglio fare un restauro del chiostro di Santa Croce, no? Perché ci sono altre competenze, stiamo parlando di spazi pubblici, ma in questo caso ho capito che è uno spazio anche è stato pubblico, se è stata una scuola, sì, insomma, sì, c'è sì. Anche una sì, infatti per accedere in questo chiostro comunque c'era un grande arco, adesso al momento per evitare proprio per motivi di sicurezza questo arco addirittura hanno creato un cancello proprio così non ci si può più entrare, ma prima era, non c'era cancello, quindi anche i bambini del centro storico andavano a giocare in questo spazio, in questo cortile, adesso non è più accessibile. Ok, e... No, capisco. Mi chiedevo allora che tipo di intervento immagineresti su questa cosa, perché lo immagineresti, perché aprire un luogo come quello, mi segui, in che senso? Cioè tu non lo stai restaurando piuttosto che riaprendolo, perché è un luogo diverso da un parco, sì. No? Quindi quale sarebbe il tuo intervento e perché? Pensaci, insomma, o pensiamoci assieme. Che è delicato, uno spazio chiuso, uno spazio realtà, che ha una sua storicità, quindi non... Cioè, è uno spazio che andrebbe rivalutato, sicuramente cioè, a livello strutturale, se non ci si può accedere, non, all'interno, cioè, ha avuto una storia, ha avuto qualcosa che adesso questa storia è chiusa a tutti. Allora, troviamo la zattera e non il ponte. Il ponte mi sembra troppo difficile, nel senso dell'esempio di prima, no? Sì, sì. Il ponte mi sembra una progettazione diversa, cioè il compito di aprire e ristrutturare quello spazio e farne un luogo per la società di Casa Massima. Casa Massima. È non tuo come artista singolo, cioè sarebbe un progetto ambizioso. Non è, sarebbe sostenibile in realtà, perché poi quando apri un... classico problema di quando apri uno spazio devi tenerlo aperto. Io qui vicino. No, appunto no. No. Io poi sono venuto in aereo, quindi no. Vabbè. Quindi pensiamo a qualcosa che possa incidere sulla comunità di riferimento di quello spazio, la possa coinvolgere, possa essere sostenibile, che magari possa, ecco, ricordatevi questo,
la produzione di un'opera per voi è importante perché la producete anche. Non è che poi dopo, cioè la campagna culturale, come si diceva prima, è bella come documentazione, cosa però poi dopo c'è sempre l'artista che dice ma sì, ma io volevo produrre un'opera, volevo fare qualcosa, no? Quindi uno può anche immaginare un qualcosa che sia sì un'incisione sul territorio, ma che poi a voi lasci veramente qualcosa. Ok? Quindi pensa a qualcosa di simile, qualcosa che possa lasciarti, pensiamo assieme, qualcosa che possa essere una ideale indicazione di una specie di banner che dice qui c'è questo problema, che coinvolga il territorio, ma che poi alla fine ti lasci qualcosa di concreto. Perché sennò poi a volte è bello fare campagne, è bello, però insomma, ecco, la concretezza di un progetto secondo me è importante. Sicuramente c'è da coinvolgere la gente del cioè, paese. Io ti dico banalmente, la cosa dell'azzurro, della protezione, non, sì. Non è... Però se tu mi dici che quella vernice era usata anche come repellente contro le zanzare, sì. A me viene in mente in realtà qualcosa di molto concreto. Cioè la luce non mi viene in mente. Cioè mi viene in mente per l'idea del muro con l'azzurro. Cioè mi viene in mente un qualcosa di... non so... C'è qualcosa proprio legato a questa, anche alle, pensa anche alle zanzare, alla minaccia in un certo senso, no? Non mi viene in mente una illuminazione. Cioè l'illuminazione mi sa di qualcosa di molto freddo. Cioè mi sembra una cosa quasi propagandistica. Infatti in quella occasione chiaramente è stata molto scenografica. La scenografia però. Però... non so. Tra l'altro la scenografica, ma l'artisticità di quella cosa c'era? Cioè era un artista della luce che la faceva o era un... No. Era un semplice tecnico che diceva accendo la luce e poi la spengo. Perché cioè, il mio intervento era diverso perché io poi dipingo, quindi non certo. A me è stato fatto un invito ad esporre dei lavori. Chiaramente ho fatto una scelta a livello di colori certo, e attinente anche allo spazio. Di grandi dimensioni che a distanza insomma e comunque in questo chiostro, in questo cortile poi potesse essere visto bene. Io come altri artisti insomma non eravamo tanti, eravamo tre forse, non ricordo. Ecco, qui immaginati per esempio che tu hai la possibilità di fare un progetto che è la produzione di ovviamente di opere, di tele, no? Per esempio, che tu possa sostenere questa produzione, non è che qualcuno ti chiama e ti dice no, mettila, la già fai, la devi fare. Però c'hai la fortuna di farla per quella cosa lì. Quindi in qualche modo ti crei la tua propria installazione. Sì, in quel caso per esempio è stata fatta molto più, molto meno progetto, cioè non c'è stato un passaggio di progettualità, cioè non si è progettato, sono stata invitata, quindi se avessi avuto il tempo di progettare una cosa che fa sì che fatto qualcosa di diverso insomma una cosa che fa sì che il vostro progetto non venga approvato idealmente, poi non è che poi siamo così fiscali da forward o dal modello forward ideale, è questo, il fatto che a volte arrivano questi progetti in cui si dice voglio recuperare lo spazio X, facciamo un esempio banale, la palestra del mio paese che è dismessa. Ho pensato di fare una mostra delle mie opere in questa palestra. Lo stai recuperando? No. Lo stai incidendo sulla comunità? Forse sì, nel senso hai fortuna magari di dire, vabbè, facci questa inaugurazione, no? A parte i costi, insomma, a meno che tu non faccia una cosa a rischio e pericolo, di una cosa così sono tanti, no? Perché insomma, se è una cosa veramente fatiscente, il rischio è che una tegola cada in testa a qualcuno che viene a vedere la sua inaugurazione, quindi il budget non diventa più sostenibile, perché le assicurazioni in questo senso sono molto... Quindi non è questa l'idea, perché a volte si confonde, no? Il fatto di dire arte a servizio dello spazio pubblico, forward è questo, significa che allora io metto le mie opere lì. Capito? Questo molto spesso lo fanno le istituzioni, cioè le istituzioni pensano che per recuperare uno spazio ci si mette un'installazione dentro e arrivederci. Magari l'installazione, se siamo un comune con i soldi, la mettiamo di un grande artista che costa un sacco di soldi, no? E stop. Non è dato niente, no?
Sì. Mi sta venendo in mente, sì, non pensaci. So, visto io sempre sì. pensando allo spazio, cos'è stato per la comunità, insomma, anche del passato, fare proprio un giro, un po' come abbiamo visto negli altri, negli altri esempi, insomma, che sono stati fatti prima, sì. un giro un po' tra le persone che hanno vissuto quello che, e quindi fare una mini storia, che cosa è stato per te, che cosa è stato per quest'altro, per quest'altra persona. Questo insomma lo... e queste mini storie, insomma, intanto coinvolgi la comunità chiedendo loro il loro parere, cioè che cosa, come l'hanno vissuto in passato, sì. e poi farlo rivivere nel presente ai bambini, agli adulti che non hanno avuto modo oggi di vederlo, quindi con ora non mi viene capisco, in certo. mente cosa. Sì, a me veniva in mente qualcosa di più molto materico, cioè una roba veramente ma anche un po' forte, cioè di recuperare questo azzurro e imbrattare specialmente questo luogo, no? Questo chiostro, sì. il fuori, cioè imbrattare tutto l'azzurro in qualche modo, cioè ora lo dico così, cioè, proprio perché non so perché ho pensato proprio alla polvere azzurra, la polvere, sì, sì. la polvere blu che può essere, no? Che può avere anche un senso di disattenzione, no? Nei confronti di uno spazio, cioè se tu questo spazio lo... E poi anche lì può essere divertente, no? Trovare il modo che questa azione sia legale e illegale, cioè che sia legale, cioè che sia un materiale naturale che con la pioggia non è, ovviamente non è tossico, questi sono piccoli dettagli che uno può, deve sempre in qualche modo, no? Però mi viene in mente questa cosa, non so perché. Però ecco, andare sul territorio e raccogliere testimonianze è ovviamente uno degli strumenti più diretti, no? Di documentazione che fa sì che il vostro progetto abbia una buona partenza, anche perché ancora qui vi state creando la vostra comunità anche di donatori, perché se il progetto, voi fate vedere che il progetto è strutturato bene, va avanti, le persone che avete coinvolto, passaparola, non passaparola, saranno più disposte a dire ma sai, quella ragazza, insomma, mi sembrava una ragazza in gamba, mi ha coinvolto in questa cosa, magari ecco, posso sostenerla. La soluzione alla... no, passiamo a un altro tanto pensiamo caso. Anche alle soluzioni, se poi vengono in mente facciamo un po', tanto abbiamo gli ultimi 20 minuti, 15 minuti sì, io di brainstorm. Ho pensato anche a un'installazione con sagome di, non so, legno, cartone. Blu, azzurre, insomma, poste davanti a questo chiostro chiuso, insomma, per ricordare che una volta era frequentato e quindi queste sagome che rappresentano bambini, adulti, vecchi, anziani, insomma, per ripopolarlo in questa maniera così immaginare che sia vissuto, che sia vissuto ancora. Ok, immaginando che sia vissuto ancora. Sì, con queste sagome. Ok, magari in quel caso la documentazione ulteriore finale è quella, insomma, è di andare a cercare la reazione a questa tua tuo lavoro, insomma. Sì, ecco. Sì. Okay. Queste documentazioni può essere, ricordatevi, inclusa nel budget, no? La fine del budget è realizzo le interviste per quella diventa comunque per l'idea di opera che Forward ha una parte importante. Sì. È un progetto, è un elemento tuo in cui lavoreresti, c'è cioè uno spazio in cui ti faresti le domande, diciamo? Per attrarre molto? Ma sì. No, nel senso, cioè, ti chiedo, come il chiostro, come questo nel suo paese, c'è nella tua realtà qualcosa che ti sei sempre chiesto, ma potrei fare qualcosa per questa cosa? No, io non per pensavo... la fame nel mondo, ovviamente, no? No, pensavo proprio al mio paese. Sì. Il mio paese si chiama Adelphia. Come si chiama? Adelphia. Adelphia. Okay. Adelphia, però è secolarmente, sì, è diviso in due rioni, Canneto e Montrone, un po' come la storia dell'Arno, se conoscete. È stato chiamato in seguito Adelphia perché si volevano riunire. Unire per forza. Adelphos, sì, fratellanza. Sì. Quindi, però è sempre, e rimarrà sempre questo divario, questa separazione, perché tuttora ci sono due... Eccome. Sì, c'è un ponte, c'è il ponte che divide. C'è un ponte? Sì.
Ma c'è il fiume o no? No, c'è solo un ponte. C'è un canalone. Un canalone. Un canale, un canale, sì, dove c'erano le canne anticamente, adesso hanno fatto. C'erano anticamente le canne. Sì, adesso c'è. No. Ecco, deviare un fiume per far sì che quel canale diventi un nuovo fiume è un po' meno ambizioso, non è sicuramente sostenibile, no. Ecco. E comunque c'è ancora questo. E tu cosa faresti per al di là del ovviamente andare a documentarsi sul perché di questa divisione, fare un'attività anche magari virale di azione per iniettare, per dare insomma benzina al tuo progetto, cosa faresti? Ma non so, suggerimenti. No, perché è una situazione, tra l'altro è buffo perché è una situazione in cui la soluzione era stata cercata dal punto di vista concettuale, no? Sì. Cioè, si sapeva che erano divisi, allora gli mettiamo questo nome, così almeno vediamo. Però se bisognerebbe fare una... Un po' come gli italiani, no? D'altronde, si sapeva che c'è un sacco di casino, allora mettiamo, sono tutti italiani dal 1800. Bisognerebbe fare una cosa ricorrente, ogni anno organizzare un qualcosa che ricordi questa fratellanza, perché comunque viene dimenticata spesso, viene comunque fatto sempre per due, ogni cosa che si pensa viene fatta per due, i due rioni, no? E come quindi, per due? Divida per... Sì, ah. Ad esempio, una festa... Abbiamo due feste patronali. Ok, ma un paesino piccolo? Sì, come? Sì, 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 a momenti diversi dell'anno. Potresti anche sì. fare, ora questo siamo alla fine, quindi facciamo anche, diciamo, anche cose un po' fuori dal comune. Nel senso, comunque, lanciamoli delle robe, no? Potresti pensare di fare una qualcosa di performativo con le persone. Ora, non conosco la tua arte, quindi cioè, non fate cose fuori dalle vostre corde. Ricordatevi quello che vi dice Valeria, continuate a perseguite, ma anche con modelli del genere, ovviamente, no? Però potresti, se fossi un artista performativo, se fosse King Caleri, per esempio, potreste fare una bella, organizzare una bella performance in cui prendete, ora detto così proprio, cinque elementi energumeni da una parte, cinque elementi dall'altra, e invece di fare una cosa pacifica, rappacificante, fate una performance molto violenta, li mettete contro a giocare una partita di calcio storico, di calcetto, e fate, come dire, inscenate, cioè perché lavorate anche sul contrasto, no? Cioè inscenate questa sfida, cioè rendete palese che c'è questa realtà, che c'è questo problema. E forse magari la cosa diventa di secondo grado, diventa una roba... come dire, ironica, in qualche modo, e allora cosa hai fatto? Hai messo assieme già 10 persone da due punti diversi, le hai fatte sorridere su una cosa che magari è anche tragica, nel senso di noiosa, comunque fastidiosa. Queste persone diffondono questa idea, tu ovviamente ti sei fatta conoscere un po' anche come agente provocatore, no? E poi da lì puoi fare anche questa cosa come un elemento virale molto grosso del tuo progetto, che poi si conclude una cosa molto piccola in realtà. Cioè con, sei un fotografo? Non sei un fotografo, però sei un fotografo? Fai questa roba grossa come elemento virale, questa sfida a pugni, no, pugni e cazzotti, non lo so, però comunque insomma, mi viene in mente questa cosa. Sì, no. E poi fai delle fotografie, sto sempre banalizzando molto, no? La tua opera in sé non ha molto, cioè fare delle fotografie non è stato molto... Cioè i tempi vi potete gestire, no? Cioè può essere una grande viralità a fronte di un prodotto molto facile forse da fare, no? Non è che per forza dovete fare progetti lunghissimi che hanno una matericità forte per cui dovete stare 10 anni, no? Questo volevo dire, no? Può essere una grande azione virale per un piccolo prodotto che però ha un senso, comunque. Cioè quella fotografia lì non è una fotografia qualsiasi, è proprio una documentazione forte, ecco. Così mi è venuto in mente, scusa, volevo... Propongo. Cioè, volevo fare una grande sfida, no? Perché, come? Perché la soluzione quella umanistica classica è già stata provata con esiti, quella del dare il nome ad Elfo, no? Eh sì. Basta, semplicemente questo. Andiamo avanti, finiamo, perché abbiamo pochissimo tempo. Vai, velocemente a botta. Allora, io non posso dare un'idea concreta perché non sono un artista. Bene, che cosa fai? Quindi, definisciti. Io sono laureando in storia dell'arte. Ok, bene, meglio. Quindi posso dare, cioè, meglio nel più senso. Che altro... No, non perché...
No, nel senso che mi piace una prospettiva da la mia idea, sì, dal punto di vista più teorico. Ok. Io abito a Bari, quindi mi è difficile individuare un punto preciso della città in cui magari proporre un'operazione di questo tipo. Credo che però le campagne culturali possano essere uno strumento importante magari per rompere le barriere che ci sono, un po' di preconcetti per quanto riguarda anche un approccio più diretto con l'arte e con gli artisti, quindi magari coinvolgendo la cittadinanza in piccole operazioni culturali si possa anche avvicinare e fidelizzare in qualche modo, visto che in molti casi non c'è una partecipazione massiccia, perché almeno per quelle che sono anche le mie conoscenze, si crede che appunto l'arte sia qualcosa o di distante oppure di difficile da interpretare, quindi in qualche modo cercare di agevolare l'approccio all'arte. Poi ce ne sarebbero insomma di luoghi precisi da ripensare, da rivitalizzare, dai quartieri un po' più periferici o a zone della città che pur essendo centrali insomma magari richiederebbero un'attività che possa riportarle un pochino ad essere un po' più vitali. Quindi okay, è questa un po' la mia idea, però sono in difficoltà se vi devo proporre ovviamente no, allora, nel senso il modello Forward è ovviamente è rivolto a artisti e comunità, no? Anche perché la funzione del curatore selezionatore è un po' quella che noi ci prefiggiamo, cioè nel senso con l'utopia che nel futuro il sistema vada a sé, in un certo senso è questo l'idea, il fatto che si crea una comunità che alla fine necessita solamente di qualcuno che fa lo scambiatore dei treni, prima sì, fai il progetto, prima fai il conduttore come abbiamo fatto noi, cioè li conduci questi vagoni e poi idealmente nel futuro, se Forward nascerà come questa grossa piattaforma come abbiamo detto alla fine, speriamo di sì, presto, diventa questo, cioè il sistema funziona da sé, sì, ok? Forward fa il selezionatore, però ovviamente i creativi in generale, gli artisti possono sempre allearsi, può sì, essere un curatore o un artista che presentano un progetto. Si potrebbe anche lavorare ad un progetto, cioè è il progetto d'artista comune, dare un capito? Tema attraverso esatto, diversi artisti in diverse zone esatto, della città, anche poi esatto, uno dei dibattiti che c'era nei tanti workshop a cui abbiamo partecipato, sempre ripeto, in situazioni di impresa con persone che facevano applicazioni per capire se un prodotto nel frigorifero stava scadendo o meno sul cellulare, cioè cose molto concrete. La difficoltà è di rendere molto concreto anche una cosa come l'arte, è molto difficile. Loro dicevano, ma perché non coinvolgete anche i curatori? Cioè perché non fate i curatori come altri utenti? Io personalmente credo che siano dal lato creativo comunque, no? Del lato propositivo. In fin dei conti abbiamo detto chiedo una soluzione, sono una comunità. Propongo una soluzione, sono un creativo, artista, curatore, progettista, no, anche il curatore è una figura, lo dico da non curatore to cure, ambigua, nel senso che è un teorico, ma è anche uno che poi alla fine deve sapere come si allestiscono delle pareti. Io ho sempre avuto difficoltà, forse non da gallerista e non da storico dell'arte, a capire un po', no? Perché come dire, anche il curatore di una collana editoriale è questo, no? Deve sapere come si impagina un libro, in un certo senso. Quindi può essere che anche un curatore presenta un progetto. E il discorso che tu facevi del grande differenza fra quello che si produce come arte contemporanea e le persone comuni, certo, se sei un progetto di questo tipo, forse avrai anche più persone interessate a questa cosa. Sì, iniziare che capiscono un percorso che l'arte senso, non è qualcosa che nasce in uno studio, perché molte persone non sanno qual è il lavoro di un artista. Succede per gli scrittori, succede per gli artisti contemporanei, molto di più per i performer, che sembrano a volte per me molto bravi anche come fisicamente, quindi siamo quasi degli sportivi, no? Molti performer. Perché stare un'ora a fare la performance lì 30 minuti sull'Arno sotto il sole è
sforzo fisico che io non riuscirei a fare, no? Quindi figure così di creazione, comunque creativi, potrebbero entrare nella cosa come o alleati, oppure appunto sono un curatore e voglio fare questa cosa. Bene, finiamo. Anche io sono di Bari. Vabbè, in realtà io il mio spazio da liberare del cuore ce l'ho, però è una storia un po' lunga. Ed è una villa dei primi del Novecento, fine 800, primi Novecento, che si trova nel cuore della zona centrale universitaria di Bari, che in realtà è abbandonata da un anno, ma che per 3 anni aveva ritrovato vita dopo ulteriori 20 anni di abbandono, in seguito ad un'occupazione che è stata sia a scopo abitativo che poi artistico-culturale, e che ha promosso una serie di cose, prima tra tutte l'integrazione sul territorio, per cui fondamentalmente era un ambiente estremamente vissuto sia dalla cittadinanza subito vicina, sia poi dalla cittadinanza appunto totale in città, e in cui ci sono stati una serie di percorsi artistici molto interessanti, tra cui soprattutto quello teatrale, perché sono stati sviluppati una serie di set specifiche all'interno dei vari spazi di questa villa. Ci sono già stati degli interventi? Sì, no? Sì, ci sono stati numerosissimi interventi durante appunto quei 3 anni. E poi da un anno a questa parte è stata sgomberata forzosamente e in seguito abbandonata, per cui in realtà ovviamente quando c'è stato lo sgombero c'è stata una strafila di progetti che sarebbero stati avviati il giorno dopo. In realtà poi da un anno a questa parte ci sono tornati gli eroinomani, i topi, per cui anche il quartiere stesso in realtà è ancora, cioè è stato il primo promotore delle petizioni contro lo sgombero e di un tentativo poi di relazione con le istituzioni di competenza, che però non ne hanno voluto sapere. E diciamo l'unica cosa, l'intervento più bello che c'è stato è stato quello dei bambini del quartiere che avevano costruito il campetto da calcio nel cortile, che hanno spaccato le catene e sono tornati a giocare nel campetto. E quindi niente, fondamentalmente diciamo a distanza di un anno da questo abbandono forzoso in qualche modo imposto dalle istituzioni, sarebbe interessante, anche perché tra l'altro è stata murata, per cui c'è anche visivamente è piuttosto brutto da vedere questo posto, che comunque è stato animato moltissimo perché dalle finestre sono state fatte delle performance, per cui c'è questa diciamo differenza di immagini tra le performance che venivano da questi balconi e adesso le finestre tutte murate. Per cui sarebbe, boh, non so, interessante, non riesco ad immaginare diciamo le modalità di approccio, anche perché in questo caso specifico poi chiaramente è molto difficile pensare di operare in questo senso quando l'istituzione di competenza lo ha mal è diciamo poi quella che verrebbe criticata dall'azione. Questa artistica è importante, nel senso l'analisi che voi fate per un progetto che si inserisce nella descrizione del progetto, anche questa, cioè a fronte di una di malversazione delle istituzioni che non hanno saputo, io voglio fare questo progetto, eccetera, eccetera. Ovviamente considerando tutte le casistiche anche qui della legalità e illegalità, certo, di certe azioni, ecco. Che poi, ecco, per quanto riguarda l'arte, è un discrimine abbastanza particolare, certo, no? Cioè, cos'è una performance legale e una illegale, no? Io quello che penserei, ecco, una cosa che uno può fare anche, e in questo la scheda lo dimostra, che voi potreste benissimo allearvi con altri artisti, cioè non solamente un singolo artista, ma noi siamo un collettivo X di artisti, è successo, cioè 4 artisti hanno presentato un progetto, messi assieme con il nome semplicemente, no? Non so, ecco,
e vogliamo fare questo intervento a 4, quindi mi sembra che forse per una roba del genere forse sarebbe più interessante fare una cosa del genere. Ovviamente ricordatevi che l'unione fa la forza, ma anche può essere che aumenta tantissimo il budget, e quindi non è detto, io diffido sempre molto del aggiungo cose perché ottengo di più, ok? Secondo me è molto più forte, voi siete un singolo artista che lavora su un progetto molto specifico, lo ripeto fino alla noia, che 10 artisti, budget di 15.000 euro, alla fine perdete più tempo ad organizzarvi fra di voi, ma se il vostro budget è così alto non è detto che 10 per 10, perché ci sono molti artisti molto bravi ma che non hanno, diciamo, capacità di anche di convinzione, nel senso di attirare, no? E quindi non è detto che più cose fate, no? più persone assieme mettete, però per quel caso lì forse c'è tutto un quartiere da attivare. Stavo pensando magari una cosa interessante potrebbe essere con la complicità delle persone che abitano nei palazzi di fronte, creare delle proiezioni sulle finestre murate, facendo, diciamo, delle animazioni dall'interno, cioè facendo uscire, diciamo, attraverso la proiezione dalla finestra murata delle attività, diciamo, come se dall'interno ci fosse vita. Noi avevamo come forward iniziato a lavorare su un progetto che poi non abbiamo portato avanti perché abbiamo avuto difficoltà di tempistica proprio, no? Perché a volte ti trovi di fronte a avere dei progetti che poi hanno una tempistica, ok, proviamo la tempistica, questi sono i suoi tempi salienti, e poi l'artista dice no, ma i miei tempi cambiano, allora a quel punto è come dire il contratto con Forward si scinde, no? È come se voi dite pago questa casa in 10 anni, poi dice no, ma guarda io la pago in 30, allora in qualche modo, no? Comunque una delle idee forti secondo me di quel progetto era appunto che c'è un centro culturale a Firenze, sempre, e un artista lavorava su delle illustrazioni ispirate a delle piccole residenze nelle case personali, sull'intimità delle persone, ma molto brava l'artista, non faccio il nome perché non voglio dire chi secondo me ha anche sbagliato, insomma, a cambiare poi tutte le tempistiche, però è molto brava lei come illustratrice, come artista più che illustratrice, e questo centro culturale si affaccia a delle case popolari che hanno la peculiarità di avere queste grosse vetrate, cioè sono case popolari anche apparentemente molto belle, e lei aveva pensato in un giorno, avevamo pensato assieme perché avevamo indirizzata su quella via, di fare durante non era una notte bianca, ma era un evento in cui c'erano molte persone a Firenze, di esporre con delle particolari accorgimenti di luce, insomma, in queste case popolari le opere di quest'artista, per avviare un altro progetto su un altro quartiere, ma quello è la cosa interessante, come nel tuo caso, è che l'artista andava a parlare con le persone di queste case e chiedeva quale opera ti piace di più, perché, qual è quest'opera, qual è l'opera che più ti rappresenta, quale opera vedresti meglio nel tuo salotto, e il salotto poi diventava in realtà un teatro, perché le persone di questo centro culturale, caffè letterario chiamato, vedevano queste opere illuminate la notte e insomma si creava un rapporto fra varie comunità, cioè chi c'è già, chi passa, come il discorso dei milanesi e della comunità non un po' locale che rimanevano, che a volte capire qual è la comunità di passaggio e qual è la comunità che rimane è importante, no? Quindi pensavo un po' a una cosa del genere, questi affacci, è molto, quello potrebbe essere una chiave interessante, ecco, essendo magari non è stata già fatta. Era stato fatto in altri termini, però diciamo quello ha come problema il fatto che non è una strada, cioè una strada chiusa, per cui è un posto in cui o va per quello convocato un evento, va promosso, oppure cioè deve essere qualcosa che diciamo può essere anche post prodotto, per cui cioè viene documentato e basta. Ok. Quando si parla di comunità e di persone, anche qui ci possono essere progetti che non hanno una visibilità immediata.
ma che comunque cambiano le persone di quella comunità. Se voi lavorate sull'intimo, sull'intimo nel senso sull'intimità di una comunità, comunque state lavorando con quella comunità. Non importa che tutte le volte voi fate un progetto di crowdfunding per l'arte sia l'esposizione massima, non immaginate grandi cartelli, io ho fatto questo progetto, oppure faccio questo progetto, aiutatemi. No, il porta a porta è a volte più forte, sia come risultato di ritorno economico per il progetto, sia come ritorno formativo per le persone. Questo era per dire anche, può essere... Va bene, e io direi, intanto grazie per tutti questi giorni. Il sabato pomeriggio non è mai facile, specialmente con la pioggia. C'è la pioggia ancora? No, non sappiamo. Non sappiamo più. E io ringrazierei anche Margherita e Cristiano, insomma, per l'ospitalità, perché mi sembra importante. Ringraziamo anche il laboratorio Arti Puglia, insomma, per quelli che ho detto, e direi alla prossima.